Finalmente Ygritte è andata a dormire. Dovrei essere riuscito a sgattaiolare fuori senza svegliarla. Brr. Fa freddo stanotte, Perrin, non trovi? Stavo ripensando alle parole di Corrigan e agli spiriti. Davvero potresti avere un'anima? In che modo? I miei spiriti sono collegati a te. Mi chiedo se un giorno anche tu ti manifesterai come loro. Non so perché, ed effettivamente mi sento anche stupido a pensarlo, ma credo tu sia una donna bellissima e letale, proprio come ora. Mi chiedo se hai la pelle candida, come Erika, o forme perfette, come Ygritte, e il tuo profumo. Che profumo avresti? Ma che dico, ma che penso? Sicuramente avresti l'odore di un campo di battaglia, forte, inebriante, disperato. E non so perché, ma lo troverei perfetto. Perfetto per te. Sarebbe uguale alla tua bellezza. Se in qualche modo i miei spiriti possono sentirmi ora, sicuramente si sta facendo beffe di me. Proprio come oggi. Sto viaggiando un po' troppo con la fantasia e col desiderio. Oggi, quando ho visto Corrigan triste e silenzioso, dopo essersi collegato alle radici di quella pianta, ho capito. Ha sicuramente visto qualcuno che mai avrebbe creduto di rivedere. Era come un libro aperto, glielo si leggeva in faccia. Come vorrei che quelle radici andassero indietro nel tempo, sempre più indietro, fino a permettermi di vederti, o di vederti creata perlomeno. Sei sempre stata con me, dall'inizio, da quando ero un bambino, sono stato ritrovato da Corrigan e dagli altri. Mi hai dato tu il mio primo collegamento con gli spiriti. Ti devo tutto. Un giorno torneremo a sud e lì vorrò avere risposte, anche su di te. Fa davvero freddo stanotte. Come vorrei che tu potessi scaldarmi e permettermi di addormentarmi sul tuo grembo. Ela, ciao a tutti. Buonasera. Uela, uela. Ciao ragazzi. Ciao belli. Bene, bene, bene. Allora, bentornati, bentornati. Quindi, piccole novità dello streaming. La finestra che vedete adesso è una finestra player, quindi non vedrete più quello che faccio. Perché se no, che bello c'è, no? Così almeno potete essere tipo personaggi dentro l'avventura come tutti gli altri, invece che guardare le strane macchinazioni del master.
così il master può trassare impunemente. Esatto, così posso barare sui tiri e uccidere Rob. Soprattutto adesso. Ah, è tornato. Mi ha sentito, peccato. A questo proposito, io faccio un annuncio a tutti. Ci sarà presto una sorpresa che vedrà coinvolto me e Rob, ma a tempo debito saranno. Aspetta, non so un cazzo. Non lo sa nessuno, non lo sa neanche Rob. Oh, Cristo santo. Mi incuriosisco in live, non ve l'ho detto prima, ve lo dico direttamente. Bravi, bravi. Aspetta che qua ci vuole, non lo so, ci vuole tipo questo. Questa è la sorpresa di Mirto. Cosa hai messo, scusami? Ah, la musichetta? L'horror, vero. Ok. Sì, 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 sì. Allora, dall'ultima volta. Non posso rivelare nulla perché deve essere una sorpresa, però l'annuncio così, il teaser. Così, per far salire live. Tutto programmato, eh. In realtà no, veramente non sono capito. Sì, ci stiamo credendo soprattutto dalla tua espressione. La mia è quella di Rob. Quella di Rob. Ma quella di Rob, okay. È così di base. Appunto. Facciamo che lo scrivo in chat privata al master, così aumento ancora di più la... Bravo. A me viene da ridere. Ma perché pure con l'armatura nuova c'ho sempre 15? Ma cos'è che non ha preso? Aspetta, controllo io. Allora, avete fatto tutti i vostri giri, comprare. Allora, eravamo arrivati l'ultima volta con, mi pare, correggetemi se sbaglio, i minatori che erano davanti alla casa della Jarl, e il nostro bravo capoguerriero che li aveva scacciati tutti, e poi siete andati alle prigioni a cercare Helga e avete trovato questi bellissimi spiriti, questo bellissimo spirito nero che vi ha che vi ha attaccato, insomma. E eravamo arrivati lì, mi pare, avevate sconfitto, sì, il coso, e eravate ancora alle prigioni, mi pare, no? Cioè non... Sì. Non ci siamo mossi da lì, giusto? No. In realtà, no. Mentre io e Yari eravamo a berci una birra, abbiamo sentito una convocazione verso un altro mondo, che abbiamo tranquillamente posato la birra e siamo trovati in un'arena infuocata. Esatto. Tutto qui. Così, le cose a caso. È passato tipo un istante, se il mondo dei sogni è come in Inception, per cui in un secondo passano anche minuti, ore dall'altra parte, e abbiamo salutato gli avventori, tra cui il marito della Yarl, ho posato la birra sul tavolo e corsi verso la prigione. Eravamo rimasti così, no? Esatto, sì. Quindi? Esattamente. Quindi. Siete davanti a una Helga più tranquilla, che non ha più questi cerchi sotto gli occhi. Però in questo momento è ancora addormentata, però sembra un suono molto più tranquillo, molto più insomma, non ci sono più i chiari segni di possessione che c'erano prima, ecco, per farla breve. E niente, siete tutti lì. È ancora la sera. No, sì, la sera era, no? Sì. Non ricordo, francamente. Vabbè, era la sera. Sì. Va bene, era la sera. Cosa fate? Infatti, se non ricordo, è in fase contemplativa. Beh, io direi che forse è il caso, adesso che quella ombra nera è stata sconfitta, è stata distrutta, capire che cosa, se la ragazza si sveglia, se magari era quell'ombra nera che ha controllato il suo comportamento. Però nel mio arrivo trafelato nella prigione penso questa cosa, ma in realtà la mia espressione è un po' più rude ed è del tipo: Thorfinn, cosa cazzo hai fatto? Come ci hai portato lì?
Cosa diavolo è successo? Ma come sta Elga? Voi come state? I Grit? Sì, io sto bene, a parte non fosse che lo spirito, uno dei suoi spiriti ha preso a cazzotti lui e anche me. Io controllo i danni subiti nel mondo spirituale, quell'indebolimento di forza, quei danni alle nostre caratteristiche fisiche. Sono presenti anche qui, cioè io mi sento indebolito, vedo gli altri indeboliti. Allora, hai un attimo di debolezza delle membra, però senti che sta passando molto velocemente. Meccanicamente no, non sono per mal. Non era una dimensione dei sogni in cui avvenivano. Torfin, l'hai fatto coscientemente quello che hai fatto? L'hai fatto tu? Volevo che succedesse, ma non so come ho fatto. Quel mago, quella specie di mago che c'è dentro di te, è stato lui, non è vero? Se mi vuoi sentire, ascoltami bene. Non mi piace che interferisce con la libera volontà. Non mi hai dato scelta di entrare in quel sogno. Sono entrato e basta. Non mi piace che lei della libertà a lui. Senti un refolo di vento ghiacciato che ti corre sulla spalla. Gli spiriti sono ancora lì. Corrigan, devi ammettere che ne aveva bisogno. Ho appena preso sberle il campione, per favore. Per favore. Caro Thorfinn, dentro di te hai qualcosa di molto più grande di quello che credevamo ed è davvero difficile da capire. Ed è davvero difficile da contenere, a quanto pare. Ed in effetti è anche difficile da nasconderlo quando le parti basse. Thorfinn! Una cosa seria, non so se ti rendi conto, ma il potere magico che sprigionarlo era molto potente. E se invece che aiutarti la prossima volta dovesse fare qualcosa contro di te o contro i tuoi amici? Sì. E se andiamo avanti a sé non arriviamo da nessuna parte, Corrigan. Però è successo. Basta, meglio così. Però è successo. E quelle creature dentro di te hanno una coscienza, un'intelligenza e una loro identità. E una volontà. Ah, che mal di testa. Eccola. Credo che la nostra prigioniera si sia svegliata. Ma cos'è successo? Niente, i tuoi cari amici della tribù dei lupi di fuoco, credo... Sì. Credo che abbiano allegramente giocato con le schegge. Aspetta un attimo, Elga. Inserendotele nel corpo. Ti ricordi chi siamo noi? Ti ricordi dove sei? Sì, mi ricordo. Thorfinn è ragazzo. Sì, vede che è abbastanza confusa, però ti guarda. Non, in realtà non sembra ricordarsi i nomi di tutti. No, ma c'è soltanto questo mal di testa fortissimo. Vedete che dopo che si tira su comincia a sanguinare dal naso. È un sangue abbastanza scuro, quindi attiratemi heal. Meno uno, vabbè. Vabbè, ma siete veramente, cioè, ragazzi, un po' di delle abilità base proprio per la sopravvivenza. Guarda Thorfinn. Aspetta, Vaina, ma per caso non hai idea di dove sei girato? È stato, ragazzi. Aspetta un attimo, ma hai preso il Torpi? Non lo sapevo. Non è una cosa che hai giocato fino ad adesso. Non l'ho utilizzato perché non è servito. Ah, vabbè. Ti avvicini a Elga vedendo questo sangue scuro che le esce dal naso e ti accorgi che è un... deve essere una ferita abbastanza profonda all'interno della testa, però reputi che non sia grave, cioè nel senso sta parlando, ha solo un forte mal di testa, ma sembra che comunque ci veda, anche semplicemente facendo poche prove a cui lei irrazionalmente può rispondere, capisci che la ferita che ha è proprio quella da cui è uscita la scheggia, quindi lei la scheggia ce l'aveva in testa. Guarda, io per non saperne leggere né scrivere, un cura ferite glielo faccio comunque. Ok. Ti devo tirare? No, ok, l'hai fatto.
il sanguinamento si interrompe subito. Lei vede che si tocca il naso. Ma cos'è successo? Non mi ricordo niente. La domanda te la vorrei fare io prima di rispondere a questa. Tu ti ricordi per caso un'ombra nera? Se ti dico un'arena di fuoco, una gigantesca ombra nera, ti ricordi qualcosa? Ah, non era un sogno allora? No. O meglio, boh. Perché ho sognato la stessa cosa, davvero. C'era mia madre davanti a me che mi proteggeva da 6 mostri orribili e poi non mi ricordo. Poi in realtà lei ha cominciato a combattere, io sentivo dolore dove lei prendeva i colpi dai mostri, ma a un certo punto mi sono svegliata qui con voi. Io cerco la goccia di sangue che sono per terra. Per caso c'è qualche frammento? Cioè, lì è sgocciolato dal naso, sangue, sì. No? C'è qualche frammento di pietra, magari, che è colato dal naso. No, c'è proprio per terra, c'è la pepita d'oro brunito. Ah, beh, allora l'ha presa la pepita, di faccia, non era tua madre, era lei, essa, che ti parlava nella testa. Questa piccola pepita ti faceva credere di essere tua madre. Che cos'è quella? Ce l'avevo in testa. Credo che la tua vera madre te l'abbia messa. Beh, questo non lo possiamo sapere, Corrigan, sinceramente. È la loro sciamana. E quindi in teoria è stata sua madre. Con tutte supposizioni. Vabbè, non è importante. Fatto sta che quei 6 mostri eravamo noi, non erano dei mostri, ovviamente. Stavamo cercando di levarti questa dal cervello. Ah. Diciamo che hai avuto, che è stato fatto vedere quello che volevano tu vedessi. E quindi vuol dire che qualcun altro ha avuto, guardava attraverso i miei occhi? Questo sinceramente non te lo so dire, però sicuramente avevi dei frammenti di scheggia dentro. Se ne avessi ancora? Ma probabilmente non li hai, altrimenti non staresti così adesso. Sì, sei stata in coma diversi giorni e siamo piuttosto certi di essere riusciti. Vedete che lei comincia a iperventilare, sembra andare nel panico, comincia a strapparsi i vestiti. Ehi, calma. Mia madre mi ha fatto i tatuaggi, me li ha fatti lei. Vedete, comincia a a togliersi i vestiti, perché ha tutta la parte destra del corpo tutta tatuata. Io cerco di calmarla. Stai tranquilla, non urlare così. Sai che cosa vogliono dire questi tatuaggi? No, nel senso, sono delle forme astratte. Mi piacevano, mi ha chiesto che forme volessi avere, ma non, adesso che mettete questo dubbio, lei ha consentito a farmi questi tatuaggi quasi subito, voglio dire. Non, è vero che è tradizione farsi i tatuaggi, ma avevo 8 anni quando me li ha fatti, quindi quello è abbastanza strano. I bambini non di solito non si tatuano. Ma sono magici tante le volte? No, li ha fatti con un inchiostro che ha fatto lei, quindi... Ma non lo so, comunque non sei la prima persona che troviamo con una scheggia nel corpo, eh? Chi altro? Il guerriero che è venuto con te, innanzitutto. Che ha bruciato le nostre scorte di cibo. Basta, vero? Basta. Thorfinn è tipo diventato paonazzo. Io non potevo sapere. Cioè, tu non ti ricordi niente dell'ultima, quant'è, una settimana? No, non mi ricordo di queste cose orribili. Io mi metto un attimo di sparte, chiamo Viner e dico: certo che se davvero quella scheggia influenzava il suo comportamento, e quella scheggia lì fin quando era bambina,
Come può essere ritenuta responsabile delle sue azioni? Infatti probabilmente non lo è. Questo cambia. Se non si ricorda niente, probabilmente non... non sarebbe, cioè, è come usare un piccone per spaccare la testa a qualcuno. Non ha colpa di piccone. Come possiamo essere sicuri che la scheggia influenzava il suo comportamento? Ascoltate, questo sarà compito della Yarl. Vedete che cerca di raggiungervi mentre voi parlate, cioè cerca di intromettersi, cioè si è alzata. Sì. Ascoltate, io sono sempre stata lucida e quelle cose che ho fatto e non le ho fatte, mi ricordo esattamente quando ho deciso di ascoltare mia madre e le sue aspettative, va bene, non c'è una roba magica in mezzo, era colpa mia, va bene, e non voglio che pensiate che basta tirare fuori una pepita luccicante dalla mia testa e io improvvisamente divento innocente, va bene? Va bene, hai le tue colpe, ma sicuramente non sono tutte tue, perché qui c'è qualcuno che sta facendo, che sta giocando con cose che non comprende. Aspetta un attimo, Thorfinn, visto che adesso è che sveglia, magari potrebbe aiutarci con quella immagine che hai visto, la posizione attuale del campo dei lupi. L'immagine? Sì, l'immagine quella del sud-est, sud-est. Oddio, Thorfinn, ripigliati. Hai anche tu qualcosa nella testa? Forse quello della nascita. In quel caso la colpa è completamente tua, ne sono sicuro. Vedete che è Helga che lo guarda balbettare, poi abbassa lentamente lo sguardo e si copre perché è mezza nuda, tipo, e quindi corre a riprendersi i vestiti. Ah, è vero, era mezza nuda. Deve essere stato quello. Fatto da altre cose, però effettivamente poteva destare reazioni la cosa. Sì, reazioni, esatto, reazioni. Quella è la parola giusta, sì, reazioni. Sì, è una reazione normale, sei giovane, hai senti l'arrivo della primavera e... Senti, perché non vai un attimo a cercarla fuori la primavera? Magari torni dopo, che dici? Se non sei molto una bella lucido, montagnetta adesso. Di neve. Esatto, bravi, mi hai letto nel pensiero. Stavamo parlando del campo, sì, il campo, il grosso campo, il campo, quello, sì, bisognerebbe effettivamente andare a... Thorfinn, non quel campo, indicando in basso, non quel campo. Quello a sud, quello a sud di campo. Quello dei lupi. Ho presente, campo a sud. Campo dei lupi infuocati. Bene. Ne riparliamo domani. Vedete che Helga comincia a ridacchiare, cioè tipo trova tutta la cosa. Helga, hai subito davvero tante cose, anche se non se ne sei completamente reso conto. Lasciamoti un po' in pace, a riposare, e poi domani riparleremo. Che dici? Posso chiedervi un favore? Certo, se possiamo. Dici tutto quello che vuoi. Non sono abituata a stare in prigione, ma non vi chiederò certo di tirarmi fuori, avrei soltanto bisogno di qualche coperta in più. Sembra il mio. Penso che possiamo provvedere senza... Ma vedi, il punto è che in queste terre la prigione è qualcosa di completamente inutile. Stai tranquilla che non è destinata a essere la tua casa a lungo. Qui ho... finisci sulla forca e il tuo caso non è quello sicuramente, o potresti oppure... essere utile. Esatto, quindi è solamente questione di tempo, va bene? Stai tranquillo. Io se mi ridate il mio libro di incantesimi posso darvi una mano
con le cose non credo che... che non sia credo possibile proprio. Questa non è una cosa, è una decisione che deve prendere la Jarl. Esatto, non è la nostra. A me sembra una buona idea, ragazzi. Thorfinn, potete vederlo da voi gli incantesimi che ci sono scritti sopra. Tu daresti a un prigioniero in mano una spada? Dare un libro di magia è la stessa cosa. Certo, glielo darei subitissimo. Sì, ne siamo convinti. Che gli incantesimi ci sono sul libro, per saperlo. Ma sono gli incantesimi base di da mago, nel senso unto, mani brucianti, sì, queste cose qua. Certo, sono incantesimi in cui potrebbe fuggire. Ora, la responsabilità di dare una spada a un prigioniero mi sembra che non me la prenderei. Non vedo quindi che comunque lui. Anche se fossero incantesimi innocui, comunque non è il nostro potere, cioè non abbiamo l'autorità per prendere questa decisione. Prenderla, esatto. Non possiamo prenderla. Thorfinn! Dai, vai fuori, eh. Thorfinn. Oh. Vedete che lei torna a rannicchiarsi sulla branda. Capito? Faremo avere qualche coperta. Corri a prendere delle coperte, Thorfinn, corri, dai. Corro, che va scaldata. Velocissimo vado e torno. Vedete che uscendo sfonda una parete e rientra dall'altra, cioè, ho fatto i buchi nei muri. Ma mi sa che non aveva mai visto una patata, Thorfinn, prima di è vedere. Possibile, non l'ho vista. Thorfinn è vergine, l'abbiamo capito che il suo personaggio è vergine. Bene, ok, vi siete occupati di della sessione dei Thorfinn, perfetto. Sì, oltre a quello degli ormoni di Thorfinn o soggetto da un giorno in pretura. No, c'è Filippo oggi, è venuto in chat. Ok. Insomma, io direi che è il caso di andare a ritornare nel Longhouse, chiacchierare un po' con chi c'è lì e raccontare un po' tutto. Bene. E poi e vedere se riusciamo a finire un boccale di birra senza, finalmente, in pace, senza interruzione. Non finisce mai. E intanto neanche è stata finita la palizzata, che a noi ci è successo di tutto. Sì, dobbiamo anche decidere, cioè decidere, siamo anche minatori. Comunque, appunto, arrivate alla Roundhouse, vi fate richiudere la porta della prigione dietro, dopo aver fornito a Helga tutto quello che aveva bisogno di comfort. E sì, abbiamo e appunto arrivate nella Roundhouse, che è piena di gente, cioè letteralmente è stracolma perché ci sono i minatori. Ah, ecco, giusto appunto. Beh, dai, sentiamo un po' che storia c'è da raccontare questi minatori. Allora, intanto vedete che c'è in atto una sfida, che è una sfida particolare, che l'avete già vista, però comunque è sempre molto particolare da vedere. Praticamente ci sono nella Roundhouse, sapete che vi avevo detto che c'erano tutti questi scudi appesi alle pareti, no? Sì. Di questi scudi ce ne sono due particolari, che sono due scudi torre. Sono particolarmente pesanti e particolarmente antichi. Il gioco sta nel tracciare una linea per terra e prendere in mano lo scudo torre e spingere uno contro l'altro. E di fatto, se tu riesci a valicare la linea dell'avversario, vinci. Il punto è che lo scudo torre ha delle aperture dietro, tipo degli sportelli, quindi tu con una mano spingi, ma con l'altro ti puoi intrufolare dall'altra parte, cercare di ferire l'avversario, tirargli pugni, cose, spintonarlo oppure distrarlo, fargli la giugulare. Quindi il gioco sta nel chiudere anche gli sportellini che ti vengono aperti, quindi questi scuditori sono bucati, non sono completi, proprio per proteggerti dalle frecce o da quello che è, insomma. E vedete che sono fatti apposta per quel tipo di gioco. Sì, esatto. E quindi vedete che questa sfida è praticamente
un continuo spintonarsi, ma anche cercare di prendere l'avversario, mettergli la mano in faccia piuttosto che tirargli un pugno nello stomaco, queste cose qua. E niente. Chi sta giocando? Qualcuno di rilevante? E vedete che sta giocando il capo dei guerrieri con una gamba sola che sta spingendo, e è uno dei minatori. Chi è che raccoglie le scommesse? Ma vedete che ci sono un paio di... A parte che vabbè c'è il logo lì che sta facendo proprio quello, ovviamente. Che dici? Scusa, questo domanda gioco... c'è ragione. Questo gioco si gioca anche in 2 contro 2? No, 1 contro 1, sempre. Solo 1 contro 1? Ah, sì, io... certo. Peccato, perché potrebbe essere più interessante 2 contro 2. Tipo uno dietro che spinge, quello davanti allo scudo che fa gli sportellini, da cazzotti. Comunque, vedete che... Corbin accetta sempre le sfide. Vedete che si stanno sfidando uno con l'altro. Vedete che il capo guerriero, anche pur avendo una gamba sola, ha un equilibrio perfetto. Tirate percezione. E comunque avrà anche una certa esperienza. Perché voi il capo guerriero non l'avete mai visto combattere. Esatto. Anche non perché... è il capo caccia. No. No. Capo caccia. Capo caccia è quello con l'ascia che non tira mai fuori. L'Adork, Lud, no, sì. Boia. Perché porta a casa. Te la sei tirata, Yale, lo sai questa sessione, ti dai tutte le skill di me. Mamma mia. È Kirk comunque il capo, il guerriero. Sì, come il capitano Kirk. Esatto. Allora, Ygritte è l'unica che se ne accorge. Mentre stanno combattendo, perché immaginatevi comunque il fondo della roundhouse, chiaramente non è... Ma sono partite due cose. Terribile. Aspetta. Io ne sentivo una sola. No, perché ho due finestre aperte e si sente una merda. Ah. Ok. Ok. Dicevo. Noti che, allora, intanto il pavimento della roundhouse non è chiaramente fatto di pietra. Cioè non ci sono le mattonelle per terra, ma è la terra battuta. E vedi che quando... Kirk spinge con lo scudo, che la gamba che ha davanti, che è quella sana, ok, spinge, ma in concomitanza con il moncone della gamba mancante vedi un'orma per terra che spinge, come se avesse un piede invisibile per terra. Oh, che figata. Ma la magia è proibita qui o è consentita in queste sfide? No, allora generalmente non c'è tempo per lanciare incantesimi. Questo è perché servono entrambe le mani per tenere lo scudo. Quindi... Comunque, ma lascia proprio l'orma per terra anche se non si vede? L'orma non la lascia, però si vede una nuvoletta di fumo, cioè di polvere che si alza. Potrebbe essere uno spirito? Cosa? Potrebbe essere uno spirito, lo spirito del gambizzato. No, semmai il contrario. Cioè, è uno spirito che ha le gambe e quindi aiuta il guerriero che è stato gambizzato. Corrigan, guarda un po' lì la gamba del capo guerriero. Dacci un occhio. Perché... ce l'ha. Sì, no, quella dietro, quella che non c'ha. Vabbè, si vede tipo una nuvoletta nera a un certo punto che spinge. Come se ce l'avesse la gamba in realtà. Come se fosse tipo invisibile. Facci caso. Ma vedi di nuovo. Adesso che lei te lo fa notare, lo vedi di nuovo. Ed è proprio nel momento in cui lo hai vedi visto? Che il guerriero dà. Cioè, Kirk dà una botta incredibile. Lo spinge cioè, lo fa cadere all'indietro. Vincendo la sfida tranquillamente. Sei stanco, Corrigan, stasera? Sì, sono stanco. Devo aver perso un dente nello scontro di questa mattina. Vero? Mi era parso di averlo visto volare. Sono gli incantesimi antidolorifici che ti mettono sonnolenza. Meno male che sono gli incantesimi antidolorifici. No, sì,
Comunque, certo, una volta sono stato preso e sbattuto in un sogno altrui a combattere. Mentre mi stavo vedendo una sana birra, pensavo di andarmene a letto. Ma invece, questa offesa quasi quasi richiede una sfida. Ah, ci stavo pensando anche io, lo sai. Senti un po', Thorfinn, ti sfido. Vuoi sfidare me? Certo. Aspetta, mi rovini la sorpresa. Speravo che Thorfinn sfidasse me per poi dirti che io facevo combattere la mia campionessa. Sempre se ti va, Grit, non posso competere. Certo, sono due coglioni così, vedrai. Non posso competere con Thorfinn, voi siete molto più giovani, io sono veramente stanco. Giusto, largo ai giovani. Giusto. Però... Ma io non picco le donne. Comunque vedete che la taverna si è resa conto del fatto che vi state sfidando a vicenda. E... No, aspetta, questa è sfida. Sì, è. Devo accettarla, vaffanculo. Perché una sfida è evidente così. Scusami. Ti tocca. Devo accettare la cazzo di sfida, porca troia. Va bene. Cercherò di non farti male, cari Grit. Guarda, non ti trattenere, perché tanto a farti male sarai tu. I Grit ti sussurro una cosa all'orecchio. Se vedi che sta andando male. Sì. Le indico la spallina del vestito e le faccio segno. Se vedi che sta male, mostra un attimo il capezzo. No, Corrigan, così mi offendi. Scusa, bisogna sopravvivere. Queste sono tecniche di sopravvivenza. Comunque, colpire la persona non è onorevole. La taverna, appunto, si è accorta che state parlando di sfidarvi e cose. Cominciano i cori di sfida, scudi. Vai, io ordino da bere. E io me la godo seduto questa sfida. Certo. Tanto io lo so, Grit è talmente orgogliosa che pur di perdere farà quello che gli ho suggerito. Pur di non perdere. Non credo proprio. Vedete che Kirk lascia giù per terra lo scudo e fa un paio di passi come se la gamba ce l'avesse, senza zoppicare. Poi riprende la gruccia e si avvia zoppicando verso dove va a sedersi, insomma. Kirk, vuoi venire a prenderti una birra con noi? Ah, volentieri, amici miei, volentieri. Naturalmente questo giro offriamo noi, visto che hai vinto. Fate sedere un povero vecchio. Anzi, mi dispiace molto. Alla faccia del povero vecchio. Mi dispiace, sono dovuti andare via di fretta qualche minuto fa, però... Oh. Che cosa è successo, tra l'altro? C'è stato un problema con la prigioniera, era a rischio di vita e diciamo che in qualche modo siamo riusciti a recuperarla. Un messaggio magico, un messaggio magico ci ha fatto capire la cosa. Siamo accorsi. Comunque, beh, perfetto. Questa birra più che altro la offro al vincitore di oggi. Della sfida, insomma. Ah, certo, anche perché sono veramente come si dice, stupefatto di un uomo senza una gamba che mostra questa capacità. Neanche quando le ragazzine eri così in gamba, porca miseria. In gamba. Sei proprio simpatico, Corrigan. oggi mi sento una giornata divertente. Sembra che tu sia appena inciampato sulla tua stessa battuta. Non correre troppo, gambe in spalla. Abbiamo finito. Vi prego. Sono diventati dei bastottari. Va bene. Intanto tu sbrigatevi a prepararvi alla sfida. Io sono pronta. Sto aspettando Thorfinn. Ma al solito ci mette. Vabbè, allora. L'era dei giganti. Allora, vabbè. Banalmente prendete in mano gli scudi ed è ovviamente la prima volta che lo fate questa cosa. Allora il gioco funziona così: tirate iniziativa ogni turno, tirate iniziativa e se avete l'iniziativa potete decidere di spingere
o fare una manovra di dirty trick. Chiaramente CMB, insomma. CMB, insomma. Quindi o spingi prova di forza o CMB. Cosa succede? Se la CMB riesce, l'avversario alla prossima prova di forza che fa ha meno 2. Ed è cumulativa. Quindi tu puoi anche continuare a fare dirty trick e continuare a farlo fino a che lui non è abbastanza debole per spingerlo oltre, ok? Altrimenti puoi fare una prova, puoi cominciare una prova di forza per spingerlo. Se lui fa una prova di forza, tu devi contrapporre, però se vinci semplicemente non vieni spinto, cioè per spingere attivamente devi spingere per primo. Se no puoi soltanto rispondere e stare fermo. Altrimenti puoi fare CMB e dargli una penalità alla prova di forza. Quanto devi spingere per vincere? Devi vincere 3 prove oppure una prova con più di 15 di scarto. Boia. Madonna santa. Cioè con una prova... Ma io ho il bonus gigante nelle prove di forza, per fare parentesi. No. Beh, non stai sollevando un peso qui, eh. Hai dato un bonus inutile, vergognati. Dai. No, è solo che tu non sollevi niente. Ok. Facciamo sta cosa, sollevi di peso la lancio. Pronti? Quindi, iniziative. Aspetta, mi sta ricalcolando la scheda. Oh, l'iniziativa di Thorfinn. Oh, che goduria. E parte prima lei. Parte prima i grid. Come oggi che sia. Allora, spingo. Vai. Allora, quindi aspetta. Una prova di CMB. No, prova, di, prova di forza, se spingi. Okay. Ah, forza, scusa. Quindi che devo fare? Vai su vai sulla core, forza e rolli. Su, no, sì, aspetta. Non ho capito un cavolo. Sulla prima scheda, su sì, forza. Clicchi lì. Becca. Ah però. Contrapposta. Thorfinn difendi. Attenzione. Anche io. Sì. Minchia che schifo. Oh, attenzione. Non è 15. Non siamo a 15, ma ci sei andato vicino. Non è 15. No, non è 15. Quasi è però. 15. Aspetta un attimo, posso far partire rapidamente una performance per dare più due ai grip? No, dai, devi essere corretto tu. Dai, su. No, non lo vorresti? Dai, non sto utilizzando neanche l'animal focus. Su. A parte che lei può decidere di non accettarlo e quindi non lo accetta. Esatto. Scusa un attimo, perché ti hai dato un D20 più 6 tu? Non sono prove di forza. Perché Champion si applica anche alle prove di forza. Eh sì. Ah, figo. Ok, tirate iniziativa di nuovo. E Thorfinn non si smentisce. Allora, vedete una Ygritte incazzata nera, proprio, non sapete perché. Ma vedete che dà una botta. Spingo ancora. Una botta con lo scudo incredibile, proprio. Boom. Sentite la botta. No. La botta di scudo che che. Oh, non sto andando più di 10. Complimenti, come me, guarda, vai tranquillo. Vedete i due scudi che cozzano uno contro l'altro e le coperture metalliche, le fasce metalliche che le rinforzano, che sfregano uno contro l'altro, emettendo delle scie di scintille che vanno a finire per terra. Immaginate che lo stesso metallo che è stato usato per fare quelle fasce metalliche sia fatto apposta per fare le scintille, perché ne fanno delle scie fin troppo. Vai Grit, vai! Allora, faccio la miglior performance da bardo, proprio una prova di performance pazzesca, per aizzare l'intera sala e farla concentrare sulla prova. Com'è quell'altro per dargli la penalità? CMB? Sì. Ok. Comunque, percussioni per far nella sala. Ok, CMB fallita, dai, per favore.
Dai, non c'hai più, c'hai più di 15, perché? Perché ho 18. Non devi. Ok, non, è, non, bene, sei andata, non sei andata sotto di 5, quindi non prendi tu la penalità, siete pari. Ok. Vai, okay, iniziativa di nuovo. No, cazzo. 12? Sta scherzando. Ma magari fa... Quanto fa quest'altro? Vabbè, oh, sto giro, poverino, se no. Tocca a Thorfinn. No, cazzo. Vedete, cosa hai fatto? Vedete i Grit che apre uno degli sportelli e allunga un pugno oltre per tagliare lo stomaco a Thorfinn, ma Thorfinn si fa indietro e non... E poi dà la botta possente anche. Porca miseria. I Grit fa appena in tempo a togliere la mano dal... Devi fare prova di... devi fare prova di forza, Teb. No, aspetta. Siete uno pari? Uno pari, sì, sì, uno pari. 11. 2 a 1 per Thorfinn. Che cazzo, guarda. Iniziative di nuovo, tu a tirare. Inizia perché 2 a 1 per Thorfinn. Io ho fatto 14, vai. Vai, Grit. No, ma sono uno pari. Non è 2 a 1 per Thorfinn, uno pari. Uno pari. Ah, è vero, sì. Vedi come si stava zitto Thorfinn, eh? Tocca di nuovo a me e altra prova, no, di CMB. Mirto, che cosa, scusami? No, niente, cagate. Dai. Niente. Che cazzo. Ancora iniziativa. Iniziativa di nuovo. Sì. Porca miseria. È una sfida infinita, un parto sta cosa. Vai Thorfinn. Vai Thorfinn. Vai Thorfinn. Spingi. Bingo. Attenzione. 14. Potrebbe... Aspetta. Prova di forza. Potrebbe ribaltarsi il tutto. Attenzione. No. 2-1 per Thorfinn adesso. Sull'orlo, sull'orlo del palco in bilico, no? Spinta quasi con la schiena all'indietro. Vedete Thorfinn che mette un piede oltre la, la linea. E ci vogliono tutti e due i piedi, ovviamente, per essere dall'altra parte, però è molto vicino alla vittoria. I Grit, vi alzo in piedi. Ricorda quello che ho detto, i Grit. No. Apre lo sportello. Deve prima aprire lo sportellino e poi far vedere il capezzolo dallo sportellino. Praticamente un drink di così, è un glory hall portatile, praticamente. No. No. Io darei Dirty Trick con successo automatico se pianta il capezzolo. No, 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 non lo faccio. Non porta? Eh sì. Ma ha detto male. Vabbè, resiste. Resiste, iniziativa di nuovo. Vai, Rob. Ma dai, però. I Grit, ascolta il tuo maestro. Ma... È arma, conta come arma naturale, comunque, cioè. Puoi anche affilare. No, 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 però se sei in gravidanza è a distanza. È a reach. Cazzo, me l'avete tirata fuori. Se mette impact cambia coppa. Ragazzi, Amulet of Mighty Breath. Esatto. Tocca a te. E io stavo dicendo, posso fare un gesto antisportivo ma alla Thorfinn? Cioè? Far finta di dare lo spintone ma buttarmi indietro io? E no, no, te lo dico no. Cioè... Devi fare un tiro bluff per vedere se... Bluff... Ora lo fai, Chicco, vai. No, vaffanculo, ti butto giù allora. Vai. Comunque conta come ritirarsi dalla lotta. E chi si ritira dalla lotta è un perdente. No, è un figlio della mignotta. Scusa. Bravo. Dai, prova di forza, sei Grit. Sai che fa 24. E glielo schiantona proprio. No.
Ah, per poco, vabbè. Vedi, per un attimo vedi Thorfinn che indietreggia un pochino, come se fosse insicuro su quello che sta per fare, e poi invece affonda, corre contro di te, boom, ti butta per terra e vince la sfida di fatto. Ho provato a lasciarti fare all'inizio, però non... Thorfinn, ti è andata meglio. Comunque, vabbè. La taverna scoppia in un clamore generale. Mi alzo dal posto, immagino che Grit magari è cappottata vicino a me, mettendo la mano, aiuto a rialzarsi, e le faccio uno sguardo con un occhiolino, faccio... Beh, non hai voluto usare il mio consiglio. No, ho preferito di no, Corrigo. Forse è meglio così, le faccio un sorriso, l'aiuto ad alzarsi. Ma si potrebbe sfidare anche il campione di prima? Se vuoi puoi farlo. Il capo guerriero? Voglio farmi un'idea delle sue capacità. Ok. Lo sfidi? Sì, cazzo, lo sfido. Dai, cazzo, Beppe, vieni tu. Lui alza le braccia. Davvero vuoi sfidare un vecchio? Ah, sti giovani. Vedi che si alza malfermo sulle gambe con la gruccia. Vero, anche col vantaggio, voglio dire. Tira sullo scudo. Tira sullo scudo. Il tuo blef è fatto automatico. Tira sullo... Beh, magari chiediamo al pubblico cosa ne pensa. Chi la vuole vedere questa sfida? Kirk. Tutti fanno il tifo per Kirk. Io nel frattempo mi metto a osservare, cioè a guardare bene il piede d'appoggio. Kirk come no, in generale Kirk come combatte, insomma, cioè nel senso è il capo guerriero per un motivo, quindi cioè nel senso qualche immagino tutto bombato. Fotte sega, cioè, tanto non lo sto sfidando io, e d'altronde lo potrei battere a occhi chiusi, nel senso mi vendo e poi lascio fare alla fortuna. Così lo potrei battere. Sussurro a Kirk mentre sta decidendo cosa fare, dico, però questo povero vecchio mi sa che ha qualche asso nella gamba. Ovviamente. Forse sarei curioso di capire che cosa è. Comunque prende lo scudo e si avvicina di là alla riga. Cazzo. Vai. Ecco perché lo sento due volte. Merda. Perché ce l'hai due volte? Eh sì, perché ho due finestre e il volume non lo posso tirare giù da una parte o dall'altra. Vabbè. Ah no? No. Eh sì, da quella giocatore sì. Sì, ma mi modifica anche l'altro. Hai aperto con due browser diversi? Sì, ah no, l'ho aperto con tutte e due Chrome. Vabbè. Intanto cazzeggio per vedere come fare a metterlo a posto. Comunque. Prende sullo scudo e comincia a battere su davanti con la mano. E dice, dai ragazzino, avanti, fammi vedere cosa sai fare. Dai ragazzino, dai. Bene, vecchio. Ah. Segnami bene vecchio, perché tra poco non ci sarai più. Oh, fatto. Più sei, che scorretto, iniziativa. Perché ha tirato al posto mio. Ops, scusate. Tranquillo. Vai na mone, ne ha tirato. Così. Dai. Cos'è che fa? Prova di forza? Sì. Ma levati, ma cosa vuoi fare? Vedete che quando comincia a spingere di nuovo, nuvoletta di polvere sotto la gamba, identificando il punto in cui c'è... il piede di fatto. Sì. Madonna.
Ma che faccio volare, mo? Allora. Iniziativa, Matte. Sì, sì. Ah, c'ha 6 di iniziativa, su. Lo butto indietro. Ma non l'ho ancora tirato. Va bene, l'ho buttato indietro. Sì. 1-0 per Thorfinn. Di nuove iniziative. Ma lui per primo. Attenzione. Serve un tirone. Che amoroso. Vedete che... Vabbè, però, no, dai. Speriamo. Kirk dà una botta incredibile, ma Thorfinn statuario resiste. Lo distraggo. Aiuta. Iniziativa. Il grit, sai quello che devi fare. Però iniziativa faccio veramente cagare. Va prima lui. Sì, una roba incredibile. 11 di forza. Clamoroso. Resiste. Quanti non ti muove. E il problema è che non ti muovi. Oh! Vai. Forza. Oh, è bello. Igretta. No. No, non me lo fate fare, mi prego. 2-0 per Thorfinn. Allora, quando Thorfinn sta per dare il colpo definitivo per buttare per vincere la gara, va 2-1 per 2-1. Se facevo 3-0 era stupendo. Però che iniziativa di merda, allora, che hai dato. Mentre Thorfinn sta per dare il colpo, ora non so neanche cosa tirerà. Io faccio l'immagine silenziosa di una bellissima donna nuda che appare praticamente esattamente dove c'è dietro la spalla di Kirk. Che ha le immagini, ovviamente, le immagini di Helga. Uno, attenzione! Vedo qui uno scivolone. Tiri di merda. Ci sta, ah, si è apparso mia. Esattamente sulla donna nuda, eh. Vai tu, 2-2 siete, no? E donna nuda. Porca. Però. E vabbè. Iniziativa vinta, ok. Bravo. Eccolo. Aia, aia. Prepara il culo. Andiamo! Più 15. Protobomb. E questo è 15. Sono esattamente 15 sopra. Thorfinn vuole. Tra l'altro, vedete per un momento la gamba, quella spettrale che si materializza del tutto. Nel senso che vedete proprio questa gamba verdastra ectoplasmica che si materializza sotto il moncone del ginocchio. Vedete che spinge con tutta la forza e Thorfinn va indietro di 3 metri e vola sulla schiena. E tutti che ovviamente nessuno si aspettava che Kirk perdesse, anzi il fatto che Kirk le abbia prese un paio di spintoni seri comunque è stato molto molto strano, ecco. Era per lo spettacolo. Sì, sì, poi alla fine dice lo dovevo far giocare un po', sai. Solite cose. Io vado da Thorfinn e lo aiuto a rialzarsi. E gli faccio, vieni che ti offro una birra. Mi fa schifo lo scudo, arma davvero da pettine. E dai, che era un gioco, su. Dai, su, non ti sarei mica offeso. Se vuoi dal prossimo giro ti sfido io. Sì, vabbè, sarebbe vincere veramente facile. Quasi umiliazione. Non riesci neanche a tirare sullo scudo. La mia iniziativa, Moffi. Dai, andiamoci a prendere una bella birra, su. Una bella birra. Comunque la serata passa abbastanza tranquilla tra giochi, risate
E cose sì, vanno. Io vorrei capire se Kirk mi racconta un po' di quella gamba, cioè dopo che chiacchieriamo e offre la birra per la sua seconda grande vittoria di oggi. Dice che magari qualche... ti racconta che la gamba l'ha persa contro una scheggia tantissimo tempo fa. E questa è una storia che magari sapevamo già. Sì, era una roba che sapevate già, che però nel momento in cui la scheggia era attaccata alla sua gamba con i denti, lui gli ha piantato la spada e da allora la sua gamba comunque nei momenti di battaglia lo assiste lo stesso, anche se così, cioè la sua gamba in quel momento si è staccata quando lui gli ha dato l'ultimo colpo alla scheggia che gli stava mordendo la gamba. Gli ha piantato la spada in testa, la scheggia è morta ovviamente, però la sua gamba comunque nei momenti Ma per caso quella scheggia aveva dei denti fatti di oro brunito? Oh, aveva dei denti normali, insomma, normali per una scheggia. Normale per una scheggia. Sai, di quella schifo di materiale che sembra pietra. Sì. Ti è andata anche bene, dopo tutto. Alla fine la perdita della gamba non ti ha causato nessuno svantaggio in combattimento. Anzi, il nemico che non se l'aspetta. Ah, guarda. Da un certo punto di vista benedico quel momento, perché la mia gamba non sente più dolore, non può essere ferita. Però da un certo punto di vista sono anche uno storpio, perché non, quando vado in giro e non lo sto combattendo, la gamba non c'è. Ma sono sicuro che le belle donne di questo villaggio la prospettiva di una cicatrice, come dice, eccita la mente. Ah, sono troppo vecchio per queste cose, lascia stare. Ho avuto la mia quantità di, sai. Vabbè. Quando la desideravo, adesso sono troppo vecchio. Io le chiedo se ha mai sentito raccontare storie sui grandi guerrieri di questo villaggio, che per se ne sapeva qualcosa dei fondatori o giù di lì. Ma si raccontano tante cose. Spesso si dice che questi grandi guerrieri del passato fossero fortissimi, o addirittura sapessero fare cose incredibili. Secondo me sono tutte stronzate. Ma sai, più passa il tempo, più le storie si ingigantiscono. Chissà, magari dopo la tua morte si racconterà di quel guerriero con una gamba d'oro, sparava raggi di fuoco. Chi lo sa? Non vedo l'ora di sparare raggi di fuoco. Però sicuramente mi fido di più della mia cara vecchia spada. Vabbè, è stata una giornata lunga. Sentite, l'ultima cosa, sentite uno dei minatori che ancora racconta del problema che c'è alle miniere, insomma, dei mostri che ci sono sotto. Dice che... Quest'area è solo, no? Ma fondamentalmente lui dice che c'è stato questo... che stava minando, stava scavando... stava scavando lui personalmente al buco da dove sono usciti i mostri, no? Quindi insomma si è visto questi mostri che sono sembravano lì ad aspettare, no? Quindi insomma è stata un po', si è sentito un po' preso alla sprovvista, che non si aspettava di dover combattere, eccetera eccetera, insomma. Mostri, schegge? Ah no, glielo chiede lui? Sì. Ah. No, non avevano la pelle di pietra, sembravano vivi, e poi insomma sanguinavano, quindi... Ma uomini? No, assolutamente no, avevano delle zanne orribili. Le zanne, i morti sottoterra, ci mancava solo questa. Mi dispiace tanto per i vostri uomini, quante perdite ci sono state? Ne abbiamo persi 14. 14? Sì, perché dal buco maledetto dal quale sono usciti piovevano dardi e dovevano essere avvelenati, perché i nostri hanno cominciato a stramazzare a terra per dei semplici graffi.
la loro bocca schiumava sangue. È stato orribile. Ci siamo salvati per il rotto della cuffia. C'è urgenza che si vada lì a vedere che cosa sta succedendo, perché non è una cosa. Purtroppo, come ho detto anche alla Jarl, non possiamo tornare là a lavorare. E poi ci sono anche i nostri fratelli giusto fuori, agli accampamenti esterni. E io non vorrei che venissero presi di mira. Certo, le miniere sono profonde per arrivare al punto in cui abbiamo trovato la breccia e sono usciti i mostri. Ci vogliono ore, però quelle bestie sembravano vederci perfettamente al buio. Fantastico. Beh, è un'informazione utile questa, in realtà. Beh, vabbè, non credo che domani sarà il caso di decidere cosa fare. Sì. Ci sono tante cose da cui parlare. Almeno oggi siamo goduti una serata più tranquilla, più leggera. Almeno io ne avevo bisogno. Vedete, dopo qualche ora che state cazzeggiando, tra l'altro la Jarl non c'era. Vedete che la Jarl fa il suo ingresso dalla porta e al suo fianco c'è Helga. Vedete che lei stessa le dà una pacca sulla schiena e la fa entrare nella sala. E l'ha fatto pubblicamente in maniera tale da comunicare. La sala si zittisce, cioè cala un silenzio assoluto, perché ovviamente il passaparola è ovvio, no? Sì, poi era diversi giorni che era prigioniera, quindi la Jarl nel silenzio cammina verso il suo trono, che c'è nella parte antistante la porta. Sale sul trono, si siede. Signori, sia chiaro, chiunque riceva grazia, riceva una seconda possibilità, la riceve in pieno. Quindi mi aspetto un ottimo trattamento equo per questa ragazza che ha accettato di servirci, di essere nostra sorella. Vede che guarda tutti, compresi voi. Io gli faccio un cenno. Gli altri tre non ci sono, tra l'altro. Gli altri tre? Gli altri tre prigionieri. Ah, erano vivi ancora. Eh sì. Allora forse ci pensate verrà... solo alla patata, ma allora forse ci verrà un nuovo tatuaggio per cancellare quelli vecchi e dare prova che questo giuramento varrà per sempre. Lei vedi che le... ma se lo stai dicendo ad alta voce? Sì. Ok. Non so se nella cultura del posto ha senso. Sì, cioè, lei ha fatto un giuramento di essere sorella, ma i tatuaggi in questa autorità sono per sempre. Beh, ovviamente. Quindi tira diplomazia. Sembra. Mentre io batto una spell Iris. Vabbè, ok. Più 8. 14. Sagra dei tironi stasera, eh. Porca puttana, lascia stare che sono ancora fissato. Tenata di culo, Mirto. Tenata di culo. Vedi che all'inizio ci sono alcune persone che cominciano a dire: sì, tatuiamola! Sì! Hanno preso il tuo consiglio un po' come una specie di incitamento a farle del male. All'inizio. Poi ci sono tanti altri che li guardano come se queste persone fossero degli spostati. No, dice, ma che cazzo stai dicendo? Sentite la maggior parte dei commenti che dicono: ma che cazzo dici? Ma ti rendi conto di cosa stai dicendo? Cioè, dopo un attimo, un inizio che poteva sembrare una specie di inizio di linciaggio, o comunque di marchiarla in maniera violenta, e per un momento ti è mancato il battito del cuore perché pensavi di aver scatenato qualcosa di più grande, è troppo
brutto, poi invece la cosa si calma e tutti, c'è un quieto sussurrare, sì, ah, sì, dovrebbe fare un gesto di qua e di là. E vedete Helga che, senza dire molto altro, prende un coltello dalla tavola, lo passa sulla fiamma in modo da farlo annerire, da metterci la fuliggine sopra. Si mette in mezzo alla sala e dice: io qui giuro di servire Pietra Spada e di non tradirla mai più. Col fuoco ho fatto danno, e col fuoco, vedete che lo tiene il coltello fino a farlo arroventare sulla cosa, e con il fuoco sigillerò questo patto. E si incide la mano con una spada, cioè fa un disegno di una spada sul palmo della mano con la lama incandescente. Però vedete che non urla, cioè proprio vedete che piange, perché il dolore chiaramente le sta, fa male, però vedete questa cosa, che questo gesto che fa. Vedete la Jarl che si prende il setto nasale e scuote la testa, non sembra essere tanto contenta di questa cosa. Però notate che tutti quelli che ci sono nella sala la esultano nel vederla così presa bene. Dal mio punto di vista è un modo per aiutarla a guadagnare il rispetto delle persone che altrimenti avrebbero guardato male. Poi, non lo so. È evoluta strana rispetto a quello che pensavi, questo è chiaro. È evoluta in una direzione molto più oscura rispetto a quello che possibilmente avevi immaginato. Ok. Però ti rendi anche conto che sarebbe potuta evolvere in una maniera ancora peggiore. Bene. Vabbè. Se non fate nient'altro, è il giorno dopo. È il giorno dopo. Ho bisogno di dormire, cazzo. Allora, un attimo, mentre si va a casa a dormire lungo il tragitto, prendo Thorfinn da parte. Thorfinn, c'ho una cosa da farti vedere, ma non è quello che potresti pensare. Thorfinn, guarda, pensato, arrossisce pesantemente. Allora, guarda, e niente, praticamente tiro fuori la collanina, quella che mi ha regalato mia mamma, e in più quella lì che mi sono fatta fare dal gigante, che non mi ricordo, Uklamar, mi sembra, sì. E con l'iglu più piccina, e gli faccio, guarda, insomma, gliela faccio vedere, così ce l'ho sempre dietro, e la posso vedere quando voglio. Non ho bisogno né di lasciarla a casa né di metterla dentro lo zainetto. Poi mi rimane un attimino interdetto, e poi ad un certo punto aspetta, anch'io ho una cosa da farti vedere. Cosa? Aspetta. Particolarmente divertita stasera, Grisio. Mi sposto la manica, quella del braccio con cui reggo l'ascia, srotolo la benda che c'era sempre legata qua sull'avambraccio, e faccio vedere chi grizzle il nome tatuato. Anch'io! E rimango un attimo così. Cos'è che hai tatuato? Scusa, hai una cosa tatuata? Non ho capito. Sì. Il suo nome tatuato. Ha scritto i gritto tatuato sul braccio, veramente? Sì. C'è sul disegno. Guarda l'immagine. Guarda il disegno. Mi ha da ridere. Perché ti sei tatuato il mio nome? So a chi appartengo. Eh? Così so a chi appartengo. Non capisco molto bene. Thorfinn, che cazzo stai dicendo? Cosa c'è da capire, scusa? È una cosa strana. Strana perché detta da me? Sì. Scusami, tu non sei mia, io sono tuo.
Proprio lo sta dicendo, nonostante siano parole molto facilmente fraintendibili, Thorfinn lo sta dicendo come per dire: io non sono parte della tua famiglia e tu parte della mia, come se fossero due famiglie unite, ma credo che sia molto fraintendibile. Sì, l'avevo, no, l'avevo capito. Sì, io infatti ho giurato di proteggerti sempre, in qualunque situazione, e ho intenzione di continuare a farlo. E no, e poi vedi che abbasso un attimo lo sguardo e poi niente, mi viene di abbracciarlo, quindi Ygritte abbraccia Thorfinn e Thorfinn diventa paonazzi, fermo, bloccato, tanto per cambiare. Vabbè, è freddo, dai, andiamo a casa. Allora ragazzi, io farei uno schippone gigante di una roba che in gioco dobbiamo fare, ma che io trovo estremamente noiosa da ruolare, che è il racconto alla Yara di tutto quello che cazzo che ci è successo. In pausa? No, non ancora. Ok, perché dobbiamo raccontare, l'avete fatto tutto. Sì. No, anche perché voglio dire, skip, perché sennò continuiamo a raccontare sempre le stesse cose. Tutto quello che ci succede, cazzo. Cioè, no, ditemi soltanto solo a spiegare cosa succede. Ditemi soltanto se nascondete qualcosa. Di lei quando ascolta che sotto il villaggio c'è non solo questa pianta potenzialmente pericolosa e forse una risorsa, chi lo sa, o forse un nemico. Lei ci comincia a pensarci sopra. E poi c'è un antico guerriero di 400 anni fa, ancora come si dice, ancora trafitto dalla spada d'oro che l'aveva ucciso, incapace di morire. È una storia tragica, una storia ignota a tutti. Beh, lei fondamentalmente decide così su due piedi di mantenere tutto com'è, ma di mantenerla segreta, nel senso di chiudere la casa di Ulla, di murarlo quel pezzo lì e di rendere accessibile la caverna dalla casa di Ulla. Quindi bisogna studiarla quella pianta. Ulla è la persona più indicata, però è pericoloso, sempre con della scorta. Questo è il mio suggerimento. No, è quello che infatti trovo che il tuo suggerimento sia molto valido, e da un certo punto di vista mi rincresce il fatto che fino ad ora io non abbia mai preso in considerazione il fatto di ascoltare le vostre parole, e quindi d'ora in poi presterò più attenzione ai vostri pensieri. È stato solo un caso che ci siamo resi conto, abbiamo trovato questa caverna. Non c'è nessun motivo particolare per cui siamo stati scelti, a meno che non si voglia chiedere in qualche forma del destino. Ah, non credo in certe cose. Allora prendiamolo solo come un caso. Credo nell'intraprendenza delle persone che sanno fare quello che sanno fare. A questo proposito, noi ci siamo parlati fra di noi e volevamo chiederti se potevamo prendere parte anche noi alla spedizione che andrà alle miniere. In realtà non ho organizzato alcuna spedizione per ora. Allora vorremmo formarla noi, se possibile. Sembra che possiamo essere utili là. Bene, però ovviamente non posso, non posso darvi alcuna scorta, non posso più staccare uomini, perché ovviamente se voi andate via le piante sostituire per il grano selvaggio. Il grano selvaggio va comunque mietuto, e soltanto per arrivare alle caverne ci vorranno almeno 2 giorni di viaggio. Qualcuno deve andare, qualcuno deve rimanere. Non è che c'è molto da fare. Se lasciamo le miniere lì, non possiamo permetterci di perdere le miniere. Però ancora non avevo organizzato nulla, quindi avrei mandato. Allora è il momento di andare. Avrei molto probabilmente mandato Kirk e qualche uomo scelto. Ma se ci siete voi, penso che siate abbastanza. Almeno per capire che cosa sta succedendo e nel caso sigillare l'apertura dal quale escono quei mostri. Io vorrei chiederti una cosa, infatti.
nel peggiore dei casi, se le cose dovessero proprio andare male, vorrei chiedere se Elytra ci può dare una grossa quantità di esplosivo. What? Magari noi siamo fuori, non il marito di Veraska, magari. No, è vero, tuo marito. Perché se le cose fossero davvero così terribili e non fossimo soverchiati. Purtroppo i componenti alchemici che servono per fare quegli esplosivi sono molto scarse qui. Quindi non qui a Pietraspada non ne abbiamo. Se ce n'è, ce n'è agli accampamenti esterni delle miniere. Quello che hanno per fare quello che chiedi, sicuramente se ce l'hanno, ce l'hanno lì. Altro non posso darvi, nel senso non ho modo di aiutarvi, anche perché, come vedete, siamo in una situazione di emergenza e ogni risorsa conta per poter arrivare alla fine del prossimo inverno. Volete partire già domani? Penso di sì. Perfetto. A questo punto. Perfetto. Allora faccio preparare la slitta da Ladurk. Ragazzi, fuori gioco. Lo volevamo fare, no? Io ho pensato che fosse la cosa che volevamo fare tu. Ok. Ma cosa? Assolutamente sì. Cosa? Nel senso, è una scelta, potevamo anche rimanere qui a menare. Andare da menare. Draw, cazzo. Ma quali draw, che non c'è nessun draw? Ci sono dei mostri con delle zanne. E dove sono draw? Secondo te, il gelataio? Boh, qualunque cosa che non siano i draw, per quello che ne so. Anche perché non sapete cosa sia un draw. Ok. Tra l'altro, una parola di draw con lo sta. Perfetto, quindi avete qualcos'altro da dire a Jarl? No. A lei no. Io volevo passare dal capo cacciatore, però. Ok. Ladurk. Facciamo tutti. Ok, scegliete un NPC con cui parlare e facciamo a turno. Allora. Vabbè, Ladurk, intanto Deb che me l'ha chiesto. Vai. Sì. Vabbè, niente, vado dove è? Dove è? Al capanno, al suo capanno, alla sua casa. Ah, va bene. Allora vado, niente. Si entra così o devo bussare? Vabbè, tipo bussi, magari se sta tirana vippa. Busso. Ti apre il lupo, ti guarda. Con le manine. Il lupo che ti fa una pizza. Ha spinto la porta con il muco la testa e ti guarda. Uaf. C'è anche il mio di lupo, eh? Si guardano e si lupeggiano vicenda. Uaf. Uaf. Sembra giusto. Niente. Chi è? Entro. Ygritte. Vieni, vieni. Disturbo? No, no. Vedi che sta facendo qualcosa con un pestello. Che fai? Faccio del veleno. Ah, che tipo di veleno? Sono mille piedi giganti. Vedi che c'ha una specie di cassa di terra di fianco. Ma mille piedi giganti, mica bianchi, no? No, no, sono mille piedi giganti, tipo questi. Vedi che mette dentro la mano nella cassa e tira fuori uno di questi mille piedi, che è grosso tipo 40 centimetri. Madonna. E che si dimena nella sua mano. E vedi che lui lo prende in una certa maniera con la mano e vedi che gli spezza la testa, tipo, e questo smette di muoversi immediatamente. Lo butta nel e comincia, vedi che lo gira verso il pestello e comincia tipo a spremerlo in una maniera che non capisci bene, perché non sei molto, cioè non capisci bene. Però vedi che lui è molto esperto nel fare questa cosa. Ma a cosa serve questo veleno qua? Cosa ci fai? Lo metto sulle frecce. E funziona? Cioè, beh, qualcosa fa. Non sempre ha un ottimo risultato, però insomma
Senti, tu l'Aesir lo conosci, vero? Boh, non me ne interesso, sinceramente. No, ma mi sembrava tu lo sapessi parlare, comunque lo sapessi leggere. No. Oppure gliel'ho fatto leggere, non me lo ricordo? Mi pare proprio di sì. Oh. Vabbè, mi sembra, però per certezza non te lo so dire. Mi sembra di sì, però. Vabbè, ok, lo sa. Tanto voglio dire. Ok. Va bene. Gli faccio vedere il tatuaggio e gli dico: wow, è cresciuto. Ok, non era così. Prima c'era soltanto questo pezzo, gli faccio vedere quello sulla mano. E poi ultimamente è venuto fuori quest'altro pezzo qua. Cacciatrice di schegge. Sì, esatto. Bene. Però non lo so. Non penso di essere del tutto pronta per una cosa del genere. Beh, il tatuaggio pensa che tu lo sia, quindi sei pronta. Beh, il tatuaggio pensa che lo sia, ma non è che conti più di tanto. No, volevo chiederti, ora non ho molto tempo perché domani io e gli altri dobbiamo andare lì giù alle miniere per vedere cosa sta succedendo. Però quando torno vorrei un attimino passare un pochino di tempo con ti te. Ti fa vedere le mani. Io non sono un cacciatore di schegge, io sono un cacciatore di cose vive. Ok, appunto, mi serve passare un pochino di tempo con te, però, perché... Ah, volentieri, Grit, vedi che ti squadra abbastanza... No! In modo abbastanza evidente. No, non capire male. Insomma, te hai molta esperienza, comunque, a me serve vedere... Come fai le cose? Non ti ho visto molte volte comunque quando sei andato a caccia, a parte ultimamente. Io ho visto come pianti la lancia nelle cose, va benissimo. Se credi di non... Ah, Grit. Io non debba imparare niente da te. Ah, Grit, le cose si imparano fuori, non posso insegnarti più niente, se non prendi la lancia con due mani e cerca di mettere la parte appuntita nel corpo delle cose che si muovono. Ah, grazie, qui ci arrivo anch'io. Va bene. No, non voglio sembrarti troppo scostante, però sinceramente le cose che ho imparato le ho imparate nel momento in cui le ho fatte per la prima volta. Anche se ti dovessi dire prova a seguire le tracce di una cosa che si muove nella neve, lo sai come si cercano le tracce, no? Voglio dire, siamo andati a faccia quante volte. Quella è la base. Poi nel momento in cui tu vedrai una traccia fatta da quattro puntini e un'unghia, magari lì in quel momento saprai che c'è una creatura che ha quattro piedi e un'unghia. Non posso sinceramente pensare di trovare una qualsiasi combinazione di cose da dirti. Là fuori ci sono le schegge, stai attenta e cerca di combattere insieme ai tuoi compagni così come fanno i lupi. Questo è quello che ti posso insegnare, penso che tu lo sappia già. Va bene, sì, no, che a volte mi vengono dei dubbi su quanto effettivamente io sia capace di fare le devi cose. Devi smetterla, quindi... di avere i dubbi e semplicemente impugnare la tua lancia e uccidere. Quello devi fare. Sei una cacciatrice? Sì. Ecco, i cacciatori... Sì, ma non solo. I cacciatori sono quelli più forti. Se non sei più forte, muori. Questa è la verità. Usala un po' come vuoi. Va bene, grazie. Comunque, rimane sempre il fatto che io sono qui a strizzarmi i mille piedi da solo. Mi dispiace. Vado via. Ciao, Radurk. Ciao. Ha 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 ha.
Abbiamo perso Rob. Cazzo ride quest'altro. C'ha ragione, cazzo, voglio dire. Non gli posso dare tutto proprio così tanto dopo. Ti si sente male, ah, Iari? Non ho capito perché stai ridendo. Perché? Perché c'è la tu che si strizza i mille piedi. Amore? Ti sta cadendo dalla sedia. No, immaginati sta scena, Mirto. C'è questo qui, tutto intento a strizzare il veleno. I due lupi che se annusano ancora vicenda, una bella ragazza che ti parla. Io sto qua a strizzarmi i mille piedi da solo. Cioè, capisci bene che giustamente. Oh mio. Lol. Va bene. Se qualcun altro voleva fare qualcosa o facci rega? No, io. Mirto? Scusami, stavo leggendo una cosa che mi ha scritto Andrea. Non ho capito. Volevi fare qualcosa o facciamo la ruolata io e Ega? Non ho granché da fare. Tu, Mirto, devo fare una roba. Tu stai, insomma, vi siete un po' dispersi perché ognuno deve fare le cazzi propri. Sì. A un certo punto senti musica. Musica diversa dal solito. Che proviene da? Cominci a sentire questa musica che ti tira, ti tira, ti tira, e la segui, la segui, la segui. A un certo punto capisci dove ti sta portando. È la tomba del tuo vecchio maestro, che è morto, il padre di Litra. Perché adesso? Perché questa musica? Io immagino che stavo chiacchierando con Kirk, gli stavo chiedendo, non sai, se voleva venire, se era queste possibilità. A un certo punto, lo mollo, e inizio a seguire questa musica insistente. Cioè, mi tiro dove sono sepolti tutti, c'è cioè un posto particolare. No, la tomba è più che altro una specie di sasso, è una specie di distesa di sassi, no? Messi lì. E sono tutti incisi con il nome, come delle micro lapidi, per così dire, perché ovviamente viene bruciato il corpo. Certo, sono solo dei ricordi. Esatto. Cioè, perché qui non c'è neanche il corpo. Che musica è? È quella che stai ascoltando. Questa musica strana, molto calma, con questo battito tom tom ogni tanto. Aspetta. Mi avvicino alla tomba, metto l'orecchio sul suolo. Non ci dovrebbe essere niente qui sotto. Vedi che ce l'hai tu il sacchetto delle rune, no? Sì, ce l'ho io. Ce l'ho io. Senti il sacchetto delle rune comincia a vibrare. Chiedo per terra gambe incrociate davanti alla lapide. Lo estraggo e metto la mano e tiro fuori la prima cosa che trovo. La prima runa che tiri fuori è una runa di sangue. Però è girata al contrario. Quindi cosa vuol dire? Appena la guardi e la lasci, ti viene da aprire la mano, vedi che la runa si comincia a fluttuare sopra la tomba sopra la lapide dello sciamano. Maestro, non vuoi dire qualcosa? Prendo la seconda runa. La seconda runa è una runa acciaio, girata, corretta. È la forza della spada, la forza del combattimento. Insomma, il sangue invertito invece così. Il sangue invertito è il sangue degli nemici, perché il sangue dritto è versare il proprio sangue. Quindi sarà versato il sangue dei nemici con la forza delle armi. E la terza? Tiri fuori la terza ed è la terra invertita. Di solito la terra. Di solito la terra normale è la forza benevola della terra che ti fornisce da mangiare, ti fornisce riparo. Al contrario invece è la terra infida, la frana. Il terremoto. Oh, la miniera. La miniera.
nella miniera, sarà versato sangue dei nemici. Tiri fuori l'ultima, l'ultima runa. È la runa della morte, che però è dritta. Che significa? La runa della morte dritta è generalmente un cattivo presagio, quindi no. Quindi nonostante sottoterra sarà versato il sangue dei nemici, una delle nostre vite, una vita delle persone care, è in pericolo. Può essere questa la mia interpretazione? Beh, tu gli potresti dare questa, se non c'è una vera interpretazione fissa. Vedi che le rune che tu hai lasciato fluttuare sopra la tomba cominciano a vorticare su se stesse e si piantano sulla lapide come se fossero coltelli, e si piantano fermamente dentro lì, cioè, roba che le devi scastrare proprio con forza. Maestro, perché adesso, perché mi dici questo? Cosa vuol dire? Mi ha scioccato tanto la musica, adesso la sento ma non la capisco. Queste profezie. Dopo qualche secondo a salutare il maestro, chiede pregare, prendo le rune e vado via pensieroso. Okay. A meno che la musica non suona ancora. No, la musica si è interrotta. Ok, immaginavo, però l'ho chiesto per confermare. Okay. Ci sono solo i tuoi passi sulla neve mentre ti allontani. Prendo la runa della morte, che è la stessa runa che aveva dato tanto scalpore alla lettura della figlia. Senti che la runa della morte ha uno strano potere. Senti che proprio rimbomba nella mano, però non riesci a coglierne le sfaccettature. Ancora non ti sembra di avere raccolto abbastanza potere su quella lettura. Forse dovresti leggerle di più, forse dovresti interpretare il fato con più leggerezza da una parte, ma con più attenzione dall'altra. Difficile. Ok, e niente, tu torni indietro così. Vai, Rob. Sempre a Gurio, giusto? Tecnicamente. Sì. Io volevo prendere da parte Helga, dopo tutta la mattina. Sì. Successa alla Randhouse. Dirla ciao. Ciao. Quindi adesso fai parte del villaggio, giusto? A quanto pare. Benvenuta. Evviva. Hai già dove stare? Mi sembra un po' presto per venire a convivere. Oh, arrossisco pesantemente. Ma non intendevo questo. Cioè, io no. No, io te lo stai cercando. Era per sapere dove avrei potuto trovarti nel caso ti cercassi. Ci sono gli alloggi comuni dove ci stanno un po' tutti, quelli che non hanno. Insomma, la Jarl mi ha detto che posso stare in una di quelle case comuni dove ci stanno un po' tutti, esatto. Sì, comprendo, è molto gentile anche da parte sua, effettivamente. Mi ti ha anche già dato un compito, per caso? Beh, sì, dobbiamo fare la mietitura, quindi mi ha restituito, mi ha detto che posso riprendere il mio libro di incantesimi. Beh, perché sennò io, cioè, ti avevo fatto tutto quel discorso sull'onore, sul rispetto. E, non so, volevo sapere se magari volevi venire nelle miniere e almeno potevo darti la dimostrazione, un sentimento. Così te ce lasciamo nelle miniere. Sinceramente, ho avuto la mia parte di combattimento, per adesso l'ho avuta, voglio stare un po' tranquilla, sinceramente. Sì, capisco. Ehi, vedi che ti interrompe, ti sfiora il viso con la punta delle dita. Thorfinn, ti ringrazio, ma ancora non è il momento. Se questo momento dovrà arrivare, arriverà più in là, va bene?
proprio paralizzato letteralmente. Lei è di una bellezza assolutamente disarmante, soprattutto a questa distanza, perché ce l'hai molto vicina. Comprendo, hai ragione. Capisco. Mi raccomando, torna tutto intero, va bene? Ci tengo anche io. Ti dà un bacio sulla guancia e se ne va. Raffi rimane lì ancora 2-3 minuti bloccato. Lei è più un blocca, un blocca persone critico. Lei è più piccola di te di età, perché lei avrà tipo 17-18 anni al massimo. Vabbè, già in età da marito. Sì, sì, no, per quello sì, però comunque è molto giovane rispetto a voi. E vabbè, poi vado a casa a dormire. Bene. È il giorno dopo. Yari, fai un altro sogno che è sempre basato sull'ombra, però te lo racconto privatamente. Sì. Vai tranquillo. Ok, è il giorno dopo e niente, fondamentalmente vi è stata preparata la slitta e tutto quanto. L'Adurk di fatto vi ha creato questa, vi ha approntato la slitta con un po' di provviste, quello che serve, la muta di cani e tutto quanto. Ok, andiamo cazzo all'avventura. Bene. Dov'è la gioia, ragazzi? Dai, voglio più vivi. Io non sarei proprio così gioioso, però gioioso di andare in quattro in un luogo dove sono spuntati mostri che hanno ucciso 14 persone, messo a rischio dentro il nostro villaggio. No, sono via, al massimo perderemo qualche dente, ma loro perderanno le vite. Vediamo. Oh, che musi lunghi che avete. Bemara. Mi metto a giocare un attimo con la runa della morte. Guardando Torfi, per caso ha le sue fattezze, mi ricorda qualche disegno, qualcosa. È lui quello essere in pericolo. Non ti pare? Cioè, non ti dà quelle vibrazioni. Non ti sembra che dia particolari vibrazioni a loro, guardandoli uno con l'altro. Cioè, la runa non sembra reagire. E poi mi giro verso Bemara, che ha iniziato a parlare, e guardo lei. Per qualche motivo la runa sembra vibrare più forte quando la punti verso di lei. E poi niente, ascolto quello che stava dicendo. Su, via, che musi lunghi avete. È un'avventura, come dice Thorfinn. È il momento per misurarsi. Brava Bemara, stati in palletta e cantiamo! Erico... Beh, di sicuro senza morale dalla nostra parte non saremo efficaci contro questi nemici, quindi sì, su questo hai ragione. Alti gli spiriti, in alto i cuori. Ma c'è differenza fra avere il morale per combattere e sottovalutare il problema. Oh, come un ragazzo. Sottovalutare mai. State attenti, perché queste bestie non sono quello che finora abbiamo incontrato. Sono intelligenti. Conosco una storia su questo. Intanto siete partiti. Sì, finalmente faccio la tua memoria, adesso inizia a ricordare qualcosa che è legato alla nostra esperienza. Era ora che entrassimo in sincronia. Ho solo aspettato, mio caro Corrigan. Ho solo aspettato che la storia che avrei potuto raccontarvi sarebbe stata rilevante. Ebbene, ormai sono passati quasi 50 anni dall'ultima volta che ho visto quelle bestie del genere. Io combattevo al fianco di due fratelli. Erano molto affiatati. Però quando li ho conosciuti erano già avanti con l'età. Avranno avuto forse 5 o 6 anni più di Vainamonen.
erano molto attenti al loro accampamento, erano degli arnomadi anche loro. Beh, uno di loro era un provetto tiratore con l'arco e l'altro invece forzuto e nerboruto, quasi come Thorfinn. Beh, mi ricordo una volta scendemmo all'interno di una caverna ed eravamo a sud, vicino al torrione. Al torrione? Conoscete il torrione? No, non mi pare. Bene, a sud dei domini si erge questa enorme... Vedete che apre la mano e il suo mimare questa cosa vi è molto congeniale. Cioè, lei riesce a farvi visualizzare bene quello che dice mimandolo con il corpo. A sud dei domini si erge questa torre gigantesca dentro la quale vivono migliaia di persone. E appunto il suo nome è Il Torrione. Si affaccia a sud sulla foresta di Ultimo Pino e al di sotto di quelle montagne non pensavo di trovare dei mostri così efferati. Ho combattuto con... Perché eravate là? Perché alcuni mercanti che salivano da cinque pietre si perdevano lungo la strada, una strada decisamente difficile da percorrere, ripidi tornanti, salire con i carri è molto molto difficile. E beh, abbiamo trovato la fonte, c'era una caverna nascosta da un'illusione, ci siamo addentrati lì, abbiamo cominciato a fare incetta di queste bestie dalla pelle gialla, dalle zanne bestiali, dalla puzza tremenda, e più li falciavamo più ne arrivavano. E a un certo punto... Non morte? Oh no, erano perfettamente vivi, ma con una voglia di sangue che mai ho visto negli occhi di un uomo. Ma non erano uomini, erano mostri. Beh, i fratelli hanno combattuto con tutto il loro... con tutta la loro forza, siamo dovuti scappare. Poi una freccia avvelenata ha colpito uno dei due e l'altro mi ha presa, mi ha lanciata fuori per mettermi in salvo, e non ha visto che nell'ombra c'era un altro di questi esseri pronto. Ricordo ancora il rumore orrendo che ha fatto il suo cranio quando si è rotto sotto la forza dell'arma. Sono bestie temibili e se sono le stesse dovete stare molto molto attenti, sono molto forti fisicamente e molto resistenti. Poi mi pare che i minatori abbiano parlato di strani esseri con i capelli bianchi, di quelli però non so niente, e se sono alleati con qualcosa di ancora più pernicioso allora dobbiamo stare ancora più allerta. Decisamente. Sentite, prima di partire possiamo provare a chiedere se qualcuno dei minatori vuole farci da guida, o perlomeno ci dà una mappa, delle miniere. Se desiderano. La mappa magari. Ricordate che non sono tutti minatori qua. Ci sono gli accampamenti esterni che sono popolati. Ah, ok. Pensavo siano scappati via tutti. No. No, ci sono gente anche fuori dalle miniere. E allora possiamo chiedere lì. Ok. È inutile farlo venire fin da qua. Due giorni di viaggio, abbiamo detto, sì. No? E allora cosa aspettiamo? Partite. Niente, partiamo. Ultima cosa, prima di arrivare, o meglio, prima di fare una pausa. Sì. Vorrei una sera al campo, vorrei chiedere a Bemara, vorrei raccontare l'episodio con le rune, la divinazione, e il fatto che la runa della morte fosse risuonasse accanto a lei,
dico di stare attenta perché non abbiamo ancora davvero iniziato a lavorare insieme. Quindi sarebbe davvero un enorme dispiacere vederla in pericolo. Penso semplicemente che il mio tempo sia già scaduto da tempo. Non sono un essere che di natura non sono un essere naturale. Questo mondo mi rifugge. Lo so, ma i tuoi insegnamenti e quello che tu sei, l'aiuto che ci dai, oh certo, risuonano attraverso di noi. Ti appoggia la manina sulla guancia. Non ti preoccupare. Ti rendiamo noi vivi. Non ti preoccupare, Thorfinn. Non conto di Thorfinn. Corrigan. Sì, la guancia, Thorfinn. Ok. Ti mette la mano sulla guancia, Corrigan. Non ti preoccupare, Corrigan. Non ho intenzione di lasciarmi prendere. Stai attenta. Anche perché se ho sbagliato a interpretare questa profezia, potrebbe essere qualcun altro in pericolo. Le profezie possono voler dire tante cose. Se c'è una cosa che ho imparato è che le rune parlano per simboli, non parlano per verità. Quindi magari se quella morte vuole dire qualcosa, magari vuole dire che morirà una parte di qualcuno in quella miniera. Magari invece che miniera, quella runa voleva dire un crollo, un terremoto. Chi lo sa? Dobbiamo solo stare attenti, tutto qui. Spero solo che sarà davvero il sangue dei nemici. Il destino è nelle nostre mani. Oh sì, quello è certo. Se non potessimo cambiare, divinazione non servirebbe a nulla. Bene, continuate a viaggiare e facciamo una pausa. Yes. Ok. Volo in bagno.
Finalmente Egret è andata a dormire. Dovrei essere riuscito a sgattaiolare fuori senza svegliarla. Brr. Fa freddo stanotte, Verin. Non trovi? Stavo ripensando alle parole di Corrigan e agli spiriti. Davvero potresti avere un'anima? In che modo i miei spiriti sono collegati a te? Mi chiedo se un giorno anche tu ti manifesterai come loro. Non so perché, ed effettivamente mi sento anche stupido a pensarlo, ma credo tu sia una donna bellissima e letale, proprio come ora. Mi chiedo se hai la pelle candida, come Erika, o forme perfette, come Ygritte, e il tuo profumo. Che profumo avresti? Ma che dico, ma che penso? Sicuramente avresti l'odore di un campo di battaglia, forte, inebriante, disperato. E non so perché, ma lo troverei perfetto. Perfetto per te. Sarebbe uguale alla tua bellezza. Se in qualche modo i miei spiriti possono sentirmi ora, sicuramente si sta facendo beffe di me, proprio come oggi. Sto viaggiando un po' troppo con la fantasia e col desiderio. Oggi, quando ho visto Corrigan triste e silenzioso, dopo essersi collegato alle radici di quella pianta, ho capito. Ha sicuramente visto qualcuno che mai avrebbe creduto di rivedere. Era come un libro aperto, glielo si leggeva in faccia. Come vorrei che quelle radici andassero indietro nel tempo, sempre più indietro, fino a permettermi di vederti, di vederti creata perlomeno. Sei sempre stata con me, dall'inizio, da quando ero un bambino, sono stato ritrovato da Corrigan e dagli altri. Mi hai dato tu il mio primo collegamento con gli spiriti. Ti devo tutto. Un giorno torneremo a sud e lì vorrò avere risposte, anche su di te. Fa davvero freddo stanotte. Come vorrei che tu potessi scaldarmi e permettermi di addormentarmi sul tuo grembo. Eccoci. Bene. Ciao ciao. Ciao a tutti, rilassati. Eccoci. Avete viaggiato per 2 giorni. È specifico che io faccio all'intero gruppo, ai lupi che portano le slitte, faccio la canzone della marcia. Ok. Che la prende lo scaldo livello 3. Ok. Permette di andare in marcia forzata senza stancarsi. Bene, allora riguardo 1,5 giorni. Arrivate prima. E ci sto bene.
Ah, ancora meglio. Perfetto. Arrivate agli accampamenti esterni. Sono stati due giorni molto tranquilli. Con la coda dell'occhio avete visto i lupi bianchi di Alevrin che vi seguivano da lontano. Quindi molto probabilmente vi hanno tenuto anche alla larga vari pericoli di vario genere. Ci indichi sulla mappa le miniere, per favore. Ah sì, stavo prima della pausa, ho detto adesso lo faccio che siamo in pausa, ho dimenticato completamente. Sembra giusto. Eccole là. Quelle che vi ho segnato in rosso. Sì. Mettiamo anche un testolino. Bene. Siete arrivati a questo accampamento esterno. Accampamento, è una città in realtà, è un villaggetto. Così lontano, cavolo. Eh sì. Sì, è abbastanza lontano da Pietraspada. Per questo che generalmente la gente si stabilisce lì e raramente, cioè, è difficile che torni senza avere un motivo valido, no? O con il carico. Certo. Chiaramente. No, mi stupiva solo due giorni per arrivare tutto qua. Avete la slitta preparata apposta per viaggiare? L'Adurk vi ha dato una slitta particolarmente veloce. Ok. Beh, 70 km non sono tantissimi in realtà. Ci avete messo... Sì, no. Ci avete messo tipo un giorno... Che cazzo? Ho sbagliato finestra. Ci avete messo circa un giorno a fare la distanza tra Pietraspada e la roba, tanto che vi siete accampati la sera stessa, più o meno. Considerata la marcia forzata, siete andati molto veloce. Allora, arrivate a questo specie di villaggio dove vedete la gente che è in fermento, tanti che non sanno cosa fare, si guardano intorno, stanno guardando l'entrata della caverna senza poterci entrare, gente che sta facendo i bagagli per tornare a Pietraspada, e vedete c'è anche un alterco in corso mentre state arrivando. No, ma tu non puoi entrare nella caverna, finirai per farti ammazzare. Io faccio quello che voglio, io sono anche un guerriero oltre che un minatore, hai capito? Sta parlando un tizio, un minatore, pensi come gli altri, nel senso non ha particolari segni di riconoscimento, sta barba intrecciata, cioè tipico, nel senso non ti colpisce per nessun elemento, ecco. Ok, beh, cosa succede qui? Oh, vedete che man mano che vi avvicinate, tutti quanti quelli che stavano un po' discutendo, un po' si fanno vicini. Oh, la gente da Pietraspada. Sono Corrigan, Gozenstone, da Pietraspada. Ci manda la Jarl per investigare quello che sta succedendo e darvi una mano. In quattro? È il tizio che parlava prima. In quattro? Io mi aspettavo. Sì, in quattro. Aspettavo un contingente armato. Abbiamo problemi anche a Pietraspada. Avete sentito del grano selvaggio, no? No. Non credo. Le nostre scorte di grano selvaggio sono praticamente andate quasi tutte distrutte. Ah, io l'ho sempre detto che quella merda di grano selvaggio prima o poi ci avrebbe traditi. Certo che è una merda. Dover non poter neanche coltivare in queste terre non è una bella cosa. Ma è la nostra terra, e tanto è. Quindi ce la faremo anche questa volta. Quindi, che cosa avete portato? Perché a me non mi sembrate niente di che. Questo tizio è veramente antipatico come la merda, cioè proprio. E allora mi sa che giudichi solamente dalle apparenze e non capisci granché. Se ci manda la Jarl, evidentemente perché sappiamo quello che stiamo facendo. Oppure si è diventata troppo soffice.
Ma senti, prego, è meglio che parli la strada con... la conosci, puoi andare a parlare con la Jarl della sua morbidezza. Sono sicuro che potrai, mentre corri con la colla tra le gambe e pietra spada, potrai riferire alla Jarl tutti i tuoi apprezzamenti negativi su di lei. Bah. Ora, invece di dire stronzate su, e questionare noi su chi siamo, sulle nostre capacità, pensa piuttosto che adesso hai quattro uomini, anzi, tre uomini e una donna capaci, che sono qui a dare una mano. Dici un po' cosa sai su quello che è successo. Che diavolo sta succedendo qui? Lì dentro ci sono mostri. Mostri che hanno la forza di tre uomini a testa, e dall'oscurità piovono quadrelli di balestra avvelenati. Io lì dentro ci sarei anche andato se questi qui non mi avessero fermato. Benissimo, adesso ci andremo in giro. Da solo. E poi dicevi di noi. È stato simpatico sto tizio, non lo insultare, hai un gran coraggio, hai il mio rispetto. No, non è coraggio, è stupidità. No, nessuna Corfin. Delle due. È la convinzione che l'avrebbero fermato, mi sa. Se mi sto sbagliando, allora vai a prendere le tue armi e le tue armature e puoi venire con noi. Certo che posso venire con voi, anche dopo ho bisogno del vostro permesso. Vedete che ha cambiato tono di voce. Ha borbottato adesso invece che parlare ad alta voce. Soffice la Jarl, testa in cazzo. Ah, scusatelo. Vedete che vi si avvicina una donna sulla 45-50. Vedete che ha le mani rovinate dal lavoro, particolarmente ingubbita. Questi capelli molto corti, bianchi, e gli occhi piccoli di qualcuno che al buio c'è stato parecchio, perché la luce gli dà fastidio. Vabbè, questa la devo fare. Faccio i grit. Questa è la tipa giusta per Vainamonen. Dai, Torfin, ma che dici? Dovete scusarlo, c'ha la testa calda come sempre. Io non c'è nessun problema. Io sono Vilga. Scusate per l'interruzione, per l'accoglienza poco calorosa. Beh, non c'è problema, capiamo che siete anche spaventati dalla situazione. Sì, beh, è abbastanza. Nel senso, i mostri lì dentro ci sono sempre stati, non è una novità. Sì. Questi mostri, i mostri intelligenti, che sono balestre. Ah, no, no, mostri normali, mostri di caverna, rani giganti, queste cose qua. Ma questi sono più brutti. Ma questi, a quanto ci hanno detto, non sono i soliti. No, infatti, a questo non eravamo abituati, di certo. Quindi, il fatto che siate arrivati è. Capisco che siate disorientati. Sì. Comunque, qual è il vostro nome, signora? Ah, mi chiamo Vilga, sì. Sì, la... Vilga, l'ha già detto Corrigan. Beh, allora, presentazione di rito. Venite, venite, vi do quanto possibile per navigare le miniere, anche se... anche se comunque vi accompagnerà lui, e quindi lui conosce bene la strada. Ma è capace come guerriero, è solo un fanfarone. Sa far roteare la spada quando serve. Certo, non è forte quanto pensa di essere. Vabbè, questo era facilmente intuibile. Vabbè, probabilmente pensa di essere già pronto a Ragnarok, per quello che sappiamo. Lui lo causerebbe il Ragnarok. Sì, certo. La domanda essenziale. Una persona tranquilla. Al di là di essere un fanfarone, possiamo contare su di lui. Però lo lasciamo. Beh, non è mai scappato dalla battaglia, questo sì. Quando ci sono state particolari insorgenze di mostri, lui è sempre stato in prima linea ad agitare la spada. Agitasse il piccone con la stessa veemenza, questo, le miniere sarebbero vuote. Cioè, le vittime? No, sono rimaste dentro, non ci siamo neanche avventurati. Nessuno è riuscito a uscire.
dopo essere stato colpito da quei dardi, cioè, vorrei esaminarle. Purtroppo non abbiamo campioni, quelli che sono stati colpiti e sono rimasti dentro, gli altri non sono usciti. Ragazzi, usiamo qualche soldino per comprare delle pozioni antitossine. Sì, tanto comunque il dettaglio del veleno ce l'avevate già preta a spada, quindi... Sì, per me va bene. Ti ho detto, le restanti 200 monete d'oro che avevo le ho messe nella cassa di gruppo, così se servono si possono utilizzare per queste cose. Antitossine da più 5 ti riservate sul tempio contro i veleni per un'ora. Ce lo potremmo pigliare tutti prima di andare a farci. Ricordati che ci vogliono svariate ore prima di arrivare nel punto in cui quando siamo in una zona di pericolo ce lo beviamo, per un'ora siamo protetti. Allora, vedete che nel pacco, nel care package che vi è stato messo nella slitta, ci sono 8 fiale di antiveleno. Che pagate, scalatevi i soldi come se li pagaste metà. Ok. Quindi con i soldi con cui ne comprate 4 ne avete 8. Ok. Qualcuno li scali. Io non ne avrò bisogno delle antitossine. Sono i tuoi 200, Grit. Togli direttamente a questo punto. Sì, vai, aspetta, li cancello. Ok. 50 per 4. Sì, vai, fatto. Perfetto. Okay, abbiamo 8 antitossine. Bene. La donna vi dà anche una mappa e... Vale, segno io. E una lanterna. E vedete che all'interno brucia una fiamma blu, che è una fiamma perenne. Ok, cos'è questa fiamma? È semplicemente perenne, sì, sì. Qualche proprietà magica. No. Beh, di andare, tanto qua notte e giorno cambia poco. Io vorrei farmi un giro di raccogliere informazioni su tutti i minatori. Ok. Piena diplomazia. Se vuoi darmi una mano, sentiamo un po' se hanno qualche informazione, storia. Sì, ti do una mano. Va bene. Aspetta, faccio il tiro. Rom. Bene. Oh, per il pipì. Il mio più 2 ce l'hai. Cioè, sono più 10. Diplomazia. Raccogliamo informazioni. 25, ecco, ragazzi. Ma io no, mi spiace. La Madonna, 29. Power player. Ok, le ha raccolte Vainamoinen e gli altri hanno aiutato. Allora, di fatto le versioni sono per la maggior parte discordanti, nel senso che nell'ombra, nell'oscurità, ognuno ha visto un po' quello che cazzo gli pareva. Però ci sono delle cose fondamentali che combaciano, cioè tipo il fatto che ci sono i quadrelli avvelenati, il fatto che questi cosi sono molto forti e il fatto che questi cosi parlano, cioè si sentivano, questi qua che si davano degli ordini e svariate voci femminili che gli davano degli ordini. Femminili? Sì. Ma chissà cosa sarà mai, il mistero si infittisce. Ragazzi, io non so se posso combattere seriamente con delle donne. Oh signore, sarà il caso, no. Che tranquillo, dove non ci arrivi te ci arrivo io, non ti preoccupare. Ogni volta che dici queste cose manchi di rispetto a tua sorella, non so se te ne rendi conto. Infatti una cosa è scherzare. Spero che Ygritte abbia colto che l'altra volta scherzavo. Ma se dici sul serio, vuol dire che non reputi le donne a livello. E poi cosa vuoi fare? Vuoi combattere con me? Dice Bemara. Per non parlare di Bemara, che sebbene tecnicamente, esatto,
sia no, solo un'immagine di donna, che io credo che la sua identità sia chiaramente quella di una donna. Non ti preoccupare. Io le credo creature talmente belle e soavi che non devono essere ferite. Gianne gialle, forza di tre uomini, usano veleno, belle e soavi, insomma. Mirto sta facendo di tutto per evitare che siano dei drone. Io i drone non capisco quale fascino ci possa essere. Sono creature abiette, disgustose. Vanno proprio bruciate con il fuoco. Come i ragni che rappresentano. Esatto. Tu pensa, giocavamo una campagna Throne of Night, quella sull'impero sotterraneo dei nani e dei drow, bellissimo peraltro. Lui è il master. Oh, i giocatori hanno fatto pace, amicizia con tutte le razze possibili e immaginabili del sottosuolo, ma i drow bruciati con Stronzi. Giusto. Ok. Non capisco un cazzo. Io ho provato tanti. Comunque, vi è stato fornito questa mappa, questa lanterna, avete gli antitossina e vedete Marco, cioè si chiama Marco, che arriva con la sua spada, con la sua armatura. Sembra un guerriero normale, nel senso un tizio con un'arma affilata, ok. La roba magica? No. No, se no. Bella sta armatura, la fanno anche per uomini. Che stronzo. Cazzo di merda. La troia. Come fate? Piuttosto, Grit. Sì, magari a questo possente guerriero potrebbe essere più di un'arma magica. Non abbiamo una di scorta? Non la porti tu? Ecco il cazzo, quella è mia. Giustamente. Non è l'arma di scorta. C'ha ragione. È l'unica arma magica che ho, quella che mi avete dato. Perché la tua lancia non è magica. No, mancano i modi. Mancano i soldi, mancano. Esatto. E allora non li faccio, la puoi tenere tranquillamente più. I Grit, vuoi usare la mia? No. Ma che poi un attimo che ti fa impugnare il bastone. Infatti. Ho il lombrico, insomma. Ok. Quindi vabbè, Marco vi dice: no, allora dai, forza. Qua dobbiamo risolvere la situazione perché qui non si può più. No, però, cioè, tu devi capire che lì dentro, quando c'entriamo, non è che puoi fa come ti pare, Ma soprattutto che sia ben chiaro, non comandi tu questa spedizione. Esatto. Se ti sta bene, vieni con noi. Se no, rimani qua. Ah, non c'è niente da comandare, c'è soltanto da liberare la miniera dalla minaccia. Benissimo. Sì, ma col cervello. Questo è lo spirito giusto. Andiamo a liberare questa miniera. Bene, vi addentrate dentro la miniera. Sì. Ok, mappa. E allora, Marco. No, io non sono mai stato dentro una miniera. Cosa dobbiamo stare attenti qua? Sono crolli. Dove mettiamo i piedi, credo. Frolli, frani. Allora, per la prima parte potete stare tranquilli, una passeggiata. La miniera è molto molto antica, quindi prima di arrivare al punto dove ci sono state le aggressioni ne passa di tempo. L'unico momento in cui bisogna stare attenti, però ve lo farò sapere, non vi preoccupate. Cominciate a camminare. Vedete questa caverna che fondamentalmente è un buco nella terra all'inizio, e poi man mano cominciano ad aprirsi a sinistra e a destra tutte queste venature di cristallo rosso che emanano luce propria in realtà. Quindi la caverna in molti punti è illuminata. Lui vi spiega che questi cristalli sono quelli che loro tirano fuori dalla terra per creare questo metallo, e che però non tutti vanno bene, quindi quelli che vedete sono quelli che anche tirandoli fuori non cambierebbe niente, no? Cioè non servirebbero a nulla, e quindi sono più utili come luce naturale piuttosto che come materiale.
continuate a camminare, passate dentro in un inghiottitoio, giù per delle scale, insomma, vi addentrate tanto nelle caverne. Camminateci per circa un'ora all'interno dei cunicoli, fino a che ciò che era tenuto da architravi di legno, generalmente posti ben fatti, si tramutano semplicemente in cunicoli scavati in maniera approssimativa, in maniera abbastanza cruda, con colpi di piccone evidenti, cioè si vedono proprio i tagli del piccone nella pietra. E per adesso non sembra esserci alcun pericolo, fino a che Marco vi fa cenno di attendere e dice: bene, siamo quasi arrivati. È il momento. Lo vedete abbastanza, lo vedete abbastanza teso. Thorfinn, tu la bevi, vero? Non fai pirla. Va bene, dai, la bevo, ma solo perché penso che sia un po' di alcol, giusto per alzare un po' lo spirito. Ne avete uno anche per me di quelle cose? Sì, ne abbiamo uno. Certo. Dopodiché, messaggio su tutti, e da questo momento in poi è meglio bisbigliare. Ma tanto avranno avuto delle sentinelle, di sicuro ci stanno già attendendo. Tanto vale. Perché mai? Abbiamo camminato per ore qui dentro. Dovrebbe avere sentinelle sotto questo passaggio. Bene, continuate a camminare molto più lentamente e molto più furtivi. E cominciate a sentire colpi di piccone venire da abbastanza lontano. C'è davvero, è rimasto qualcuno? Non che io sappia. Stiamo andando nel punto del primo attacco, sì, vero? Dove ci dovrebbe essere ancora i cadaveri. A un certo punto vedete ai vostri piedi un cadavere, giusto, appunto. Come è messo? È voltato verso di voi, quindi caduto in avanti con la faccia, con un quadrello nella schiena. Ok, morto per il veleno o per le ferite? Ma già la ferita è abbastanza grave. Immaginate che il veleno abbia compiuto la parte finale. Sotto la sua faccia c'è una schiuma rossa che si espande parecchio. Ok. Stiamo attenti. Tiratemi local. Se conoscenze locali. Un cazzo. Se ce l'ho. Ce l'ho. 9. Storia e arcane. No, niente. L'ho provato. Ne verrà. Ok. Continuate a sentire questi rumori di piccone sempre più forti. Vabbè, non c'è nessuno dentro, vero Marco? Sono tutti o scappati in modo. Che io sappia, sì. Forse sono i nemici questi. O forse sono i cadaveri diventati scheletri. Ho pensato anch'io la stessa cosa, ma non faccio metà gioco. Ah, non sto facendo metà gioco. Abbiamo visto degli scheletri. Continuate a camminare? Sì. Sì. Possibilmente cercando di tenerci il più coperti possibile, perlomeno da quello che ci può arrivare da davanti. Ok. Sentite che i colpi di piccone cessano dopo questa cosa che avete sentito e sentite dei passi pesanti e strusciati nell'ombra molto più avanti rispetto a voi. Ecco, queste sono le voci dei mostri, gli dice Marco. Ma ok, qualche prova sulla lingua che abbiamo appena sentito. Ma di quelli che siete abituati a vedere o di quegli altri? XD. Non ho capito, tieni linguistica. Vai, tirate linguistica. Io ho linguistica. Vai. Per quello ti ho fatto quella domanda. Che linguaggio hai, tra l'altro? Nessuno rilevante. Orchesco. Ok, l'orchesco è orchesco. E ti sembra stranamente familiare.
Tu non l'hai mai sentito parlare, però per qualche ragione... Per qualche ragione ti sembra molto familiare. Okay. Io questa lingua l'ho già sentita, però, Non capisco una parola, ma è un suono che ho già sentito. 21 di linguistica, comunque, nel caso. Erano ordini. Erano ordini di rientrare, perché le... E il capo deve parlare. Però mi sembra di aver capito innanzitutto che era un ordine, che parlavano di un capo e chiedeva a qualcuno di tornare indietro, probabilmente non so, a quelli che stavano, non so perché conosco queste parole, però questo è quello che ho capito. Avanti con cautela. Perfetto. Dritti per dritti. Dopo qualche dritti al quadrato. Guardiamo la mappa. C'è un modo per aggirare questa postazione? No. Arrivarci da dietro. No, è un cunicolo singolo. Ah, peccato. Dopo qualche momento arrivate all'effettiva breccia. Madonna, carico. Ed è un buco nella roccia scavato bello e meglio, che entra all'interno ecco. E scende in basso. Dopo una ripida discesa vi trovate in una caverna secondaria i cui muri sono coperti completamente da queste striature rosse. Quindi immaginate che per i minatori questo posto sia incredibilmente ricco da poter spogliare di minerale, però altrettanto pericoloso. Allora la fog of war è automatica, nel senso che se vi muovete e lasciate il token, il coso si rivela. Sì. Quindi, hai fatto bene a settarla così. Quindi andate avanti. Non mi piace quella che rimane tutta nera anche alle tue spalle. Si capisce un tubo. Lo so, infatti ci ho messo un po' a settarla perché non capivo. Raggio, ragazzi, andiamo. Quindi allora l'ordine di marcia è quello che io vedo qui, quindi spostatevi i vostri token. Sì, prego, sì. Avanti i giovani. Penso che sia un attimo. Dove cavolo vai? Un attimo. Va bene, ma non urlate, siamo furtivi o no? Tra l'altro tu come ci vedi? Io vi ho messo le... Con la luce. Che hai luce castata? E certo, okay. Sono un Casper. Sì. Al di là, io ho le luci danzanti che li seguono. Okay. Che vanno un po' più avanti. Allora. In realtà è sciocco, scusatemi. Io ho visione nell'oscurità. Vabbè. Allora vai avanti te. Tu, ma gli altri no. Tu. Potrei andare avanti io, però effettivamente no, non è un granché. Allora, no, decisamente no. Più avanti da voi vedete una luce arrivare dalla vostra sinistra. Aspetta un attimo. Aspetta di avanzare sempre avanti al... Mamma mia, che fastidio. È Beryn, fa il sistema nervoso. Ma è Beryn, non posso fare gli altrimenti. Da picchiarlo proprio. Mamma mia, guarda. Beryn! No. No. Sì, no. È Beryn. Vedete quella luce? Che cazzo? What? Sono finito un attimo in un'altra parte della mappa. Ti sta bene. Sei morto. What the fuck? Ok, alla vostra sinistra vedete questa luce fioca e rossastra che arriva al di là della caverna. Allora, la caverna si sta innalzando, oltre a essere cioè non è più stretta come era prima, ma la volta si sta alzando sempre di più, e vedete che ormai il soffitto della caverna è a quasi 6-7 metri d'altezza, quindi è molto ampia come caverna. Al centro di quel corridoio che vedete a vostra sinistra c'è una colonna
fatta da una stalagmite e una stalattite che si sono unite al centro. E al di là questa luce rossastra del colore del sangue inonda tutta la caverna. C'è magico? No. Dove vai così avanti? Stai zitto per cortesia. Scurovisione mi permette di guardare, di dire qualcosa. Che dettaglio per gli altri sfuggiti. Sono attento a Fizzolo, non credo. Allora, notate che adesso... Allora, prima, qui, il pavimento della caverna era roccioso, quindi camminavate sulla roccia solida. Arrivati qua, comincia a diventare tipo terra, tipo ricca, cioè un sottosuolo grasso, quasi quasi come se fosse torba. Ok. Cosa fate? Avanziamo? Niente, avanziamo. Dove veniva? Ci sono cadaveri ancora qui? Sì, ci sono altri cadaveri di minatori sparsi in giro. C'è strumentazione, ci sono tracce per terra. Qua, ormai qua non c'è più niente, ci sono tracce che vanno di là. Ok, il rumore dove proveniva? Lo diciamo... Tirate perception ancora. Sì. Aspetta. Un secondo. I grit, senti ancora delle voci provenire da qua. Da qua, ok. Da qui da qualche parte, sì. Faccio cenno a loro. Ehi, io sento delle voci provenire di qua. Madonna, siamo dei fari dentro. Ma che cosa possiamo fare, Corrigan? Niente, sono i miei occhi, sono dei. Ok, se vi state muovendo in stealth, tiratemi in stealth, se no... Sì, no, io non serve in stealth, con la metà. L'armatura pesante, colpire... Sì, grazie. Io ci posso anche provare, ma... Meno 3 io, però, vabbè. Io meno 5. No, vabbè, c'ho un... No, vai, me ne frega niente. Io ho fatto 2, fate voi. Dai, vediamo se Torfine è furtivo. Oddio, come si chiama in inglese? Che? Ah, sì, già è vero. Torfin e Corrigan hanno la stessa abilità furtiva. No, ho uno. Torfin e Corrigan. Guarda Vinamoinen, così si va in stealth. Aspetta, vediamo. Mica voi. Mamma mia, Vinamoinen che spreca un 18. Sì. Vabbè, fallita. Dai. Malamente. Sì, ha voglia. 3. Solo Venamone è furtivo, il che è assurdo visto che è un mezzo con un bastone zoppo. D'altronde pulire i suoi rantoli. Lo copriamo noi. Ok. Sono i rantoli dell'asma bronchiale cronico. Ok, niente, tirate iniziativa. Iniziativa per forza. Allora. Prima devo ricliccare l'iconcina, se no. Esatto. Io la clicco, però non fa niente. Ah sì. Che tira con merda. Boh, vabbè, io ci provo. No, un tiro del non vedete i cose? No. Non vediamo nemici attualmente. No. Scusa? Come è giusto che sia. Okay. Ah sì. Tante fai conto che va avanti, quindi è lei che ha fatto scatenare l'attenzione. Mi sa. Probabile. Ok. Io non c'ho la lancia in mano, c'ho l'altra arma. Ok, allora. Adesso vediamo perché c'erano anche un sacco di token che non servono.
fare giusto. Vai in amore nel 21, no? Smetti di scambiarmi con altre persone, sono io a 21. No, c'era un vai in amore nel 21. Ma perché? Torf. Ma perché di solito quello che tira alto? Corrigan 13-2. Povero cucciolo. I green. Come ti capisco? Vero? Quindi 15, 13, 21, ok. Gli amici non si vedono? No, non arriva la vostra luce. E vabbè, allora scusami, perché so di essere in combattimento, ho sentito i rumori? Sì, sì, perché hai sentito i rumori. Aspetta, ancora non... Aspetta, ancora non vi ho descritto. Devo fare ancora i D in un secondo. Allora, tu hai Dark Vision quanta distanza? 30. La classica della Vision base. No. Ah, 60. Scusami, è una sciocchezza, 60. Ah, allora sì, li vedi. Allora, aspetta un attimo, vediamo se funziona. È tanto tranquillo, è il mio turno, sono io per primo, li vedo e quindi sposto Dancing Light. Con la movimento. Non adesso dovresti vederli, no? Vabbè. Fai conto, sposto in avanti. Metti Dancing Light lì. Ecco. No, non li vedi così. Ma sono sotto, sì. Allora. Uno di qua. Ah, ok. Li senti che arrivano da lì, ok. Cioè. Ok, e la luce lì li scopre. Che aspetto hanno? Allora, vedi queste creature torreggianti, sono alti, sono nerboruti, hanno queste morning star in mano con la punta chioda, con la testa chiodata, irta di questi cuspidi crudeli, e questa pelle gialla, questi denti orribili, sono coperti di strane pellicce di animali che non riconosci. Appena vedono la luce si parano con una mano e ruggiscono contro di voi. E sta comunque a te. Ok, sai che ti dico? Faccio un'apertura un po' diversa dal solito. No. Risa. Ok. Versi 13. Guardo malissimo Corrigan. I trust. Ah, ok. E oltre a loro due, vedi una specie di cane. Uno strano cane. Con una pelliccia. Con una faccia umanoide. La pelliccia è bianchiccia, ha le orecchie proprio tipicamente goblin. E... ok, voi non sapete cos'è un goblin, perfetto. Quindi ha le orecchie allungate, affilate come coltelli quasi. Gli occhi gialli che risplendono nell'oscurità. Allora, mi potete tirare una conoscenza locale? Sì, dovrei averlo. È una conoscenza piani. Ce l'avevo prima, quindi. Sì. Quello potrei non averlo. Allora, andiamo con ordine. Locali, cielo e piani mi manca. Quindi al limite ti posso far 10 con i piani. Totale? Totale o di tiro? Cioè tipo prendi 10? No, nel senso non avendola non posso fare prove CD superiore a 10. Quanto hai di CD su Grease? 13.
Ok, niente, vedi che rimangono in piedi. Vedi che per un attimo stanno infermi sui piedi, ma poi effettivamente stanno, riescono a stare in piedi. Ok. Comunque devono fare acrobatica per muoversi, yeah. Non possono, non possono caricare. Esatto. Nel terreno difficile, bla bla bla. Insomma, era per evitarle. Vai. Ok. Vedi che uno di quei... Chi sta? Ah, uno di loro. Fantastico. Vedete che si muove in avanti. Vai sul serio, fratello? Sei sicuro di quello che stai per fare? Lo passa di freddo. Aspetta, sto tirando, sto guardando. Non ce l'ha tra le skill, quindi... è solo un di 20 più dex. Attrezza secca. Di 10 più 1. Sì, ce la fa. Esce dalla, dall'area del, dell'unto e va verso, verso Thorfinn e gli tira una mano. Vedi che muove solo metà di movimento. Muove metà? Solo nella... Ah, solo la prima casella è metà. Ce la fa comunque. Ci arriva. Tira una ammazzata a Thor. Sì, a Thorfinn. Flat-footed a Thorfinn. Sei flat-footed, sì. Sì. Ah, ma non è ancora già. Ho solo 21. Bene. Scusa un attimo, 21. Flat-footed. Matura completa. E fa 19. Più 1 anello 20. 20? Ah, l'armatura l'ho fatta più 1, sti cazzi. Ah, sti cazzi. Sti cazzi per davvero. Ecco perché non c'avevo quelle 1000 monete. Ok. Ecco dove sono finite le 1000 monete d'oro. Vedete che il questo essere si fa sotto a Thorfinn, alza la Morningstar e gliela pianta sull'armatura, un botto incredibile, però il dolore non è neanche vagamente comparabile a qualcosa di grave. Da quello che sta per arrivare. Ok. E tocca a te, Thorfinn. A Thorfinn. Vediamo se questi cosi reggono più di un colpo. No! Ah dai, preso. Forse l'hai preso. Sono 16. Però. Meno 2 perché non ho la Raging Song. Ah, sì. No, non lo A meno che Bemara non mi fa il favore. No, Bemara non agisce ancora. Non lo prendi. No! Sono cazzi nostri. Grazie, caro. Lo prendeva al 18 per curiosità. Sì. 19 avrei fatto Origin Song. Ah, è vero, 19. Pronto. 18 lo prendevi. Ha fatto 18. Sì. Ha fatto 16. Ha fatto 16. Meno 2 perché non ho Origin Song. Ok. A meno che non mi metto a caricare così. Mi spiace. Sì, vabbè, certo. Non puoi. E passetto, faccio spazio agli altri. Ok. No, cazzo, però. Vedete che dall'ombra, vedete questo essere orribile che esce. Quanto cazzo si muove sto coso? Ah, boh, non lo so. Dov'è la speed? Dov'è i soliti. Ok. 30 feet, ok. È abbastanza intelligente da non andare sul lungo, questo. Sì. È l'informazione. C'ho 14 di intelligenza. No, arriverà qua. Ok, sul lungo ci va. Riflessi e poi acrobatica. What?
Bene. Forte. 7, madonna. Sì, passa tranquillamente. Vedi che corre sull'unto come se niente fosse. Si ferma lì davanti a Thorfinn, spalanca la bocca e tira un urlo. E gli dà un morsetto. Gli tira un urlo. Anzi, no, si mette qua. E se no non ci arriva, deve contare doppie le castelle di uno. Sì, infatti. Sì, sì, ci arriva comunque. Qua. Ok, vedete che spalanca la bocca e fa, emette un urlo silenzioso. Sentite soltanto questa cupa vibrazione nell'aria che vi squassa il cuore. E tirate volontà. Tirate volontà. Sì. Tutti? È un cono di 30 feet, è un cono di 30 feet, quindi vi prende tutti. Ah, perfetto. Allora sì. No, prende anche se compagni. Sì, gliene frega un cazzo. Volontà. Volontà. No. Temo di averlo fallito. Ma no, probabilmente soltanto Porygon può portarlo. Perché soltanto Porygon? Ok. Perché abbiamo fallito tutti. Vainamoinen. Anche tu, Vainamoinen, Ygritte e Thorfinn, vi sentite schiacciati da una disperazione impellente. Vi sentite incredibilmente tristi, incredibilmente dispersi, e avete meno due tiri per colpire, saving throws, tutto quanto, damage. Cos'è, scossi? Crashing despair, no, crashing despair. Ho 20 anni e sono ancora verde. Come cazzo si chiama la Sentite che dopo che vi ha tirato, che vi ha detto quella cosa, sentite che ruggisce qualche cosa in una lingua che non capite, però evidentemente vi sta dicendo qualcosa. Ovviamente. Sì, 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 vabbè, sì, guarda, no. Deb, guardati Crashing Despair come spell. Prende pure tutti, cazzo. Non so cosa sono. Prendi meno due a tutto tranne alla classe armatura, banalmente. Ok. Ma io non c'ho io non vorrei dire però. Ma io non c'ho quel ma lì non ci arrivava, sai. Dove? La cassera dove c'era Dancing Lights, proprio dobbiamo dirla tutta. Sì. Sì, contro doppio le casselle di unto. Il che vuol dire che perlomeno mi sa che sono 30 feet di cono. Allora non prende né Arid né Venemone, che sono gli unici che hanno salvato. No, Venemone l'ha fallito, mi sa. Io avevo fallito. Allora ok, va bene, va bene. Sì, sì, ci sta, dai. Almeno quel povero unto lasciamolo servire a qualcosa. Dov'è che so i tratti? Perché mi sa che c'ho quel tratto, mi fa ritirare un tiro salvezza una volta al giorno, non me lo ricordo. Non ritirarlo. Non ritirare questo. Non ritirare questo. Ah, vabbè. Ok, vai a Moinen, tocca a te. Ah, mi fido. Tocca a me. Allora, vediamo un po'. Aspetta, che ce l'avevo qui davanti. Allora. Allora. Niente. Tiro. Sembra un po' esagerato. Tiro. Scudo della fede ai grit. Ok. Buff. Field of fate. Messo.
perché ho un'immaginina sopra. Ebbe Mara. Ok, hai fatto? Ok, fine? Sì. Ok. Dalla spalla di Corrigan vedete Bemara che con la lancia si fa, fa tipo pole vaulting e salta verso Thorfinn e gli atterra sulla spalla e si gira verso i grit ora, e hai più due per te per colpire. Oh, grazie. Aspetta. Sì, adesso. Sì, adesso. No, nel senso, soltanto per un attacco, poi basta. Sì, ho capito. Pare brutto se mi prendo Ado. Vabbè, io me lo prendo. 1, 2, 3, 4, perché mi voglio mettere qua. Ok. Quanto hai, Cia? Ah, vabbè. Dov'è? No, non c'è, chiaramente. Bordata, in arrivo. Quanto c'è? Ricordati, c'è il scudo della fede, quindi... Sì, l'ho già segnato. Oh, calma. Sto a vedere punti ferita, 30, sì. Ma c'è. Sì, vabbè. Ah, adesso, sì. Sto a vedere un'altra cosa. 19 se non erro. No, mo c'ho di più. Sì, 19. Ok, non t'ha preso. Si gira verso di te rabbioso. Prova a tirarti un colpo di Morningstar. Però non riesce. Ok, lo attacco con l'ascia. Non ho capito perché sei andata là. Perché poi di qua ci faccio mettere Arild, visto che c'ho Outflank. Così almeno di qua ci puoi venire te, che fiancheggi con me. E allora, se guardate i quadretti che sono almeno a metà col bianco, potete starci senza squizzarvi. Ok. Sarebbe meno 2 più 2 di Bemara. L'hai ammazzato, perfetto. Oh, vai, fuori 1. Vedete il colpo d'ascia di Ygritte che trova un buco nella difesa del Bugbear e cala brutalmente sulla sua spalla e trapassa fino al cuore, riversando un sangue nero e colloso per terra. Sta Arild. Allora, vedete con la coda dell'occhio, anzi sta Arild, sì. Sì, oddio. Cazzo, io faccio fa. Potrebbe andare a picchiare il cane lì. Sì, è che è una posizione un po' brutta qua. Vabbè, vai, si mette qua. Attacca. Marzo. Fa pure lo schianto? No, perché non c'è il coso. Ok. No, non c'è la canzone. Ah, già, è vero. Niente, non l'ha preso. No. Gli dice qualcosa. Il cane gli dice qualcosa. Ma sono d'accordo col cane. Ok. Vedete che questo qua... Aspetta che tira riflessi. Niente, cade. È caduto sul Grease. E vai. Oh, santo Grease. E nuovi turni? Venite con moi. Nuovi turni in Corrigan. Vedete Marco che è rimasto indietro e non ha agito. A questo punto lo guardo e inizio a fare tom, 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 guardando anche lui per dargli l'ira, incoraggiarlo, e suono. Tra l'altro vedi che ti guarda con gli occhi sgranati, tipo cosa stai facendo, che cos'è questa sensazione, e vedi che non ha, in realtà non la sta accettando, quindi non va in ira.
cazzi sua. E mi piazzo qua. Cazzo. E con Dark Vision vedo qualcosa? 60 feet, quindi dovevi vedere ben oltre la fuoco buono. No, non vedi niente. Ok, niente, sono là. Mamma mia. Ok. Basta, ha finito il turno? Ho suonato, inizia a suonare. Ah, ok. Bene. Vai, Thorfinn. Io posso passare di qui? Sì, sì. Ok. Riesco a muovere fino a lì senza causare ado. E proviamo a pestarlo. A pestarlo duro. Il cazzo proprio. Però manchi. Non ci posso fare. Oddio, forse duro. Oggi tiri veramente di merda, non posso prendere un soldato. Missato. Davvero? Sì. Caspita. Vaina. Ma hai tentato il meno 2 al tiro per colpire? Senti cosa, Mirto? Non c'ho bisogno di fare i miei attacchi per fare l'attacco, no? Devi essere adiacente, però. Sì, sì. Ma infatti ora gli vado in faccia. Ah, giusto. Ma come? Il fantasma. Eh sì. Se becchi lo Shafun. Ah, è vero, giusto. Come? Sono 5 danni che ho colpito. Ah, ok. Perché 17? Ah, perché prende bonus. Quindi prende tutti gli altri bonus. Ok. Ha colpito il fantasma? Sì. Ah, ho mosso le Dancing Lights, ovviamente, mentre mi muovo. Se vuole il cane mi può fare attacco di opportunità, eh? Sì, ok. Bestio. Eh sì, perché passo da Arid. Perfetto. Passo attraverso lo spazio di Arid. Questa armatura te la dico subito. Conta come magico l'attacco degli spiriti? Questo lo ignoro. È un attacco che fa danno elementare. Fa danno elementare. Ah, quindi non fa danno fisico, quindi lo prende. Ok, perfetto. Allora, la mia cassa armatura al momento è 18. Ok. L'anno sonico abbiamo detto, sì, sì. No? Sì. Non ti prende. Vedi che cerca di morderti, ma non... Niente. E allora vediamo se lo prendo io. Perché gli spiriti... Io mi immagino, ma è la moglie di... Deve essere qualcosa di estremamente... Non so. Ma infatti al momento sono in mira. È spaventoso. Una cosa, sì. L'occhio di vero. Contro come i vecchietti ai cantieri, presente. Ma non lo prendo. Ma perché? Non credo di averlo preso con un 15. No, non lo prendi. Ok. Tocca a lui. Tocca a lui. Che vedi che si gira, che volta la testa verso il bugbear, gli dice qualcosa, come se gli stesse dando ordini, cioè il cane che gli dà degli ordini, e lui che dà ordini. Cane. Questo è inquietante. Vedete Bemara che mette la lancia in posizione difensiva su Thorfinn e evidentemente lo sta proteggendo. Quindi hai più 2 alla armatura, ti ha fatto Aid Another. Oh, okay. E poi dice: dai Thorfinn, puoi colpirlo. Sono sicuro che ce la puoi fare. E nel momento in cui... Che sfiga che gli stai portando. Sì. Quanto hai di CA, scusa? Adesso con Aid Another? Sì. 24. Ah no, scusami, era Jinson, 23. T'ha fatto un crit. Bene.
confermato? Sì, confermato. 20 naturale, 27. Madonna. Ok. Dicevate che c'era la, il simbolo della morte? Ti fa 14 danni. Vedete che... Ah, beh, pensavo peggio. 14 danni. Sì, ma è con un'artigliata. Vedete che con una velocità fulminea questa specie di cane orribile, che tra l'altro adesso che ci siete vicino è proprio un mostro, è orrendo, allunga il collo, cerca di mordere Thorfinn e gli dà due artigliate potentissime. E solo l'ultima riesce a trovare un buco nelle difese sia di Bemara che di Thorfinn e lo colpisce fortissimo a, un, a una coscia. Certo, l'armatura gli ha protetto il colpo, altrimenti l'artiglio gli avrebbe squarciato la femorale uccidendolo, ma il colpo si è sentito fortissimo. Non mi ha fatto un cazzo! E sta Ygritte. Ma non lo so, qui Vainamonen mi ha fregato il posto. Ma ci arrivi, Non c'ho la lancia in mano. Cioè, lascia. Movimento la lancia. Eh sì, la lancia, la, quell'altra, sì. Cioè, lascia in mano. Quello. Ma scusa, Sì. Muoviti lascia. Qua, così e così. Oppure azione di movimento estrai la lancia e colpisci. Sì, infatti faccio così. Così almeno c'è qualcosa. Se estrai la lancia e colpisci là, hai meno 4. C'ho più 4 col coso, con pack flanking, perché basta che sto adiacente. Oppure ce l'ho qua. Così non ha copertura, così tanta copertura per lo meno. Perché più 4? Perché hai sia pack flanking che a flank. Sì, ce l'ho tutte e due, quindi farò così. Ok, allora prendo la lancia. Lascia la lascio cadere, per vero? Forza. Sì. Ok. Sono... No, non ce la faccio perché è così. Più un altro meno due. No, non lo prendo. Quanto hai fatto? Contato che sei in ira. 15... A 17 l'hai fatto. Sì, danni però. No. Oh, c'hai... Da qui non c'ho un meno 4, scusate. Perché c'è meno 4? Col fatto... No, boh. È dritto davanti a te con la lancia, cioè. Ok, va bene. Allora è... 15, 16, 19. Sì, no, è 17. 17, preciso. L'hai preso. Okay. Vai. 12 danni. Ok, ti faccio lo schianto. Sì. Vedete che la... Tu non lo puoi 15 fare 15 danni. Ah, puoi fare solo Arid. Vedete che la lama che ha toccato la pelle di questo coso non riesce a penetrarla. La pelle sembra essere glutinosa, sembra essere impervia al essere tagliata da quella lama. Ok. Ok. Scusa? Arild. Cos'hai detto, Rob? Non posso toccare una pelle glutinosa, mamma. Vai a cagare. Ok, l'hai preso con Arild? Sì. Porca troia. 18 danni. Aspetta. Ti applica anche al lupo? Eh certo, è un attacco. Allora, fermi tutti. Non conferma, però sono... Sì che conferma, sta flancando. Sta flancando con outflank, quindi c'ha più 4. È vero. È con outflank, quindi conferma, sì. Sono 13 danni in tutto. No, aspetta, fermi tutti. 12 più 13 fa 25. Più... quelli sono 13. Aspetta, perché ti ha dato un D4 più 4 di danno? No? Un D4 meno 2 lo schianto di carisma. Non lo so, me l'ha segnato ieri. Ok, quindi sono 2 più 1. Sono 3 danni lo schianto. Quindi sono. Ok, vabbè. Se a carisma tipo 5-6, immagino. Sì, 6. Vediamo se lo sbilancia. Non penso proprio. No,
No, non credo. No, non credo. Però il coso di Outflank, cioè il coso non va pure sullo... Ah, sì, vabbè, già conto. C'ha 24. Sì. Cioè, tipo un mind... Quello lì prova a rialzarsi e scappare di nuovo. Good, va per terra, è Ben Hill, veramente, ok. Vabbè. È incazzato nero, ok. Scusa. Non so perché ci ha segnato... Gliel'ho segnato... Vai, Corrigan. Niente. Avanti al poveraccio che è steso lì e c'è quello, lo finisco. Vai. Cioè. A meno 2 di classe armatura che è prono. No, meno 4 sicuro. Bam. Dai Mirto. Bene. Boom. Beh, semplicemente alzi la mazza e gliela cali sulla testa che si schianta, che si schiaccia per terra come un melone. E continua la performance, ovviamente. Passo. Perfetto. Thorfinn. Passetto. E Dio mio, se non lo prendo adesso. Concentrato. No. Madonna. Era over, no? Era over, Thorfinn. Buongiorno. Grazie. A colpire 25 danni. Ok. Vedete che il colpo d'ascia colpisce sulla schiena questo specie di cane che si abbassa sulle zampe per ammortizzare il colpo, ma non muore. Ancora lì, già. E aspetta allora. Schiantalo. Te le suono anche. Non sono niente. Tocca a Vainamore. Allora, dunque, lo meno, già che sto fiancheggiando, lo meno, così, in maniera così violenta. La madonna, ben zero danni. Questo l'ho preso, ma sono ben 5 danni. Sono zero. Meno 5 di DR fa 0. Tong. Andrà meglio con lo spirito. Bonk. Sempre uno al tiro dei danni. Lo spirito sono 8 danni. No, 5. Che tanto che arriva. No, se si ha blu, perché ci ho segnato 8. È la seance che va anche lì, ma non dovrei. La seance del Black Bear. Sì, ma l'avevo modificato. La seance non si applica lì. E neanche a Black Bear. Vabbè, comunque, sì. Ok, il Black Bear. Sono 6 danni. Ok. Sì. Tocca a lui. Vedete che di nuovo cerca di mordervi, uccidervi male. Cerca di mordere Vainamoinen. Quanti anni ci ha Vainamoinen? 18. T'ha preso. Lo so. Ma povero Vania. E poi dopo il morso velocissimo, vedete che fa una capovolta sul posto e si gira per dare 2 artigliate a Thorfinn. Ah, ok. Adesso è più corretto. Ti colpisce solo con una. Ma che cazzo. Allora, Vainamoinen sono 5 danni e sì? Sono 7 danni Thorfinn. Adesso ho capito perché stai creando tutto segreto, eh? Perché mi dice che vuoi ammazzarmi? Se vuoi ti mando lo screenshot. Ma sto scherzando, ma ti pare? Bemara, forza Ygritte, è il tuo momento! +2 di Combat Advice.
Aspetta, quanto avevi di CA, scusami? Io Thorfinn. Sebe Mara mi ha dato il suo bonus di difensiva 23, se no. No, alcuno. Niente, ti ha preso lo stesso, ha fatto 25 per colpire. Ok. Vai, Deb. Sì, un attimo che segno il coso di Bemara. Sì, ok. Sì, però faccio G prima Arild. Così se lo butta giù. Nope. Mi segna male. Col cazzo. Va bene, sto giro va liscio. Tira il, tira il coso. Sbilanciare. No, il suono, il suo spirito. Ma scusami, è 17 a colpire con Arild. È 4 da 13. Sì, hai ragione, 13 più 4 17. 17, allora lo piglio. Sì. Hai ragione, sì, perché lo segno a parte. Allora tiro lo sbilanciare. No. Questo allora, quelli sono meno 5, sono 8 più 6 12, giusto? No, 14. Sì, quindi, ok, 14. È morto. Vedi che Arild, nel momento in cui lo morde, lo tiene fermo con la, con il morso. Vedi che quell'altro si gira per cercare di morderlo. È tipo cane contro cane. È un momento molto teso. E nel momento in cui riesce, Arild riesce a tenerlo fermo con il morso, la silhouette sonora di Corrigan parte da sotto e di fatto gli dà un colpo fortissimo. E vedete questo coso che rotola per terra e rimane fermo, morto. E non sento più nessuno. Boh, mi senti? Aiuto. Sì, 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 ora vi sento, scusate, non sentivo più nessuno. Ok. Ok. Da me. È morto. Questo no, è morto. È morto. Tutti morti, ok, a posto. E lascio sparire l'unto. Io tocco il fianco di Vainamone. Sì? Temo che di me. Che cos'erano quei cosi? Marco che è spaventatissimo. Credo che fossero alcuni dei mostri di cui appunto parlavate, o sbaglio? Quasi sono i mostri che hanno ammazzato i nostri compatrioti. Dannati mostri. Si chiamavano Cuor di Leone, eh? Vaina. Sì. Comunque la prossima volta che Corrigan suona la sua musica, lasciati andare. No, non avere paura. Ah, sì, immagino. Vai, non mi sembri molto convinto. No, combatterò. Vai, na. Ma mia, ora lo uccido. Allora, se vuoi gliela posso fare anch'io una. Dura minuto la bacchetta. Non sprecare che è la bacchetta. Sono ancora sotto Crashing Despair, che dura minuto per livello. Sì. Vai, no. Ma tu hai mai trombato nella tua vita? Sì, caro. Davvero? Sono ancora più triste, adesso mi dura ore per livello, beh. Dura anni per livello. Ora c'è te il crashing disperato da quando sei nato. Nelle condizioni in cui sei non ti dura neanche 30 secondi, è detta proprio. Ragazzi, posso chiedervi di chiudere? Sì, 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 anche perché ci sono. È letteralmente dungeon, quindi... Se iniziamo in un combattimento finiamo alle 2:30 poi dopo. Sì, sì, sì. Va bene. Grazie a tutti. E poi vedevo un po' sul cazzeggiante andante da stanchezza. No, io invece sono bella attiva, cazzo. Io e coso è? Sono andato per andare a fare l'operazione stamattina e stanotte non ho neanche tanto dormito bene perché ero un attimino in ansia.
Bene. Quindi muori sul Dai, letto, la chiudiamo dai. Qui, la chiudiamo qui. Ricordatevi che c'è il cristallo. Sì, a meno che non ci sia una scena narrativa relativamente breve, ma sentiamo in un combat. No, ciao. Non c'è andato. No, no. Vi dico già che ci vuole un po' di tempo per farlo. Ciao. Okay. Level up, level up. Ciao.